Buonasera, buonasera! Buonasera a tutti! È tutto più o meno pronto, però non buttare quella capolaggio, è tutto pronto. Parleremo di quel che è accaduto questa settimana, la settimana del 25 aprile, lo faremo con Gino Strada e con tanti altri ospiti e qua tra poco per Propaganda Live. Pace interiore a tutti. Questa stagione di Propaganda Live, cominciamo con i saluti alla Propaganda Orchestra, a partire da Roberto Angelini alla chitarra, Daniele Coppi Rossi alle tastiere, Gabriele Lanzarotti al basso, Fabio Rondanini alla batteria, Daniele Tittarelli al sax, Giovanni Di Cosimo alla tromba. E di qua in prima fila, ancora con noi, Memo Remigi. E noi anche con tanto noio di a seguire Paolo Cerata, di buonasera, al suo fianco Francesca Bianchi, e di qua il direttore dell'Espresso Marco Danilano, e di qua il direttore di Propaganda Live MM4 Mirko Matteucci, canta il lavoro messo a fuoco. E di là la curiosità, i colori ricci e gli occhiali di Marco D'Ambrosio, Marco. Devo capire questo eccesso di entusiasmo per Paolo Celata. No, si vede che stai, cioè la fase politica ti vede più protagonista forse, no? Guarda, la regista, questo è un termometro, questo palco attendibile, sai? Ho detto Paolo Celata, Paolo Celata alla fine, cioè non è senso, è bella questa cosa. Ecco. No, mi sono corretto, puntata numero 30, era un periodo che dicevo sempre 27, invece 30, e come passa in fretta il tempo quando si sta insieme a Paolo Celata, per dire. Per dire, una. E anche a Marco da Milano, please don't stay. Allora, siamo all'indomani del 25 aprile, che è stato uno dei più partecipati per le manifestazioni antifasciste e purtroppo è stato anche uno dei 25 aprile più anti-antifascisti. Saluti romani, lapidi deturpate, tanti slogan contro il 25 aprile. Ora è sempre resistenza. Non ti sembri strano, Diego, ma questa frase risuona anche nei corridoi del governo, a Palazzo Chigi, nella maggioranza. Ora è sempre resistenza. Resistere. Durare, andare avanti. Intanto resiste il sottosegretario Armando Siri, perché già una settimana fa, e qui nello spiegone di una settimana fa, avevamo dato conto dell'apertura di un'inchiesta sul suo conto. Si parla di una presunta tangente di 30.000 euro ed è oggetto dell'indagine. Era uscita la notizia che il figlio, il faccendiere Arata, che è il mediatore con Siri, lavora a Palazzo Chigi nel dipartimento di Giorgetti. Beh, dopo una settimana Siri è ancora al suo posto, più resistenza di così. E però è andato in scena un Consiglio dei Ministri piuttosto travagliato, perché Di Maio aveva annunciato sui giornali di quella mattina, era martedì, Francesca se non sbaglio, ci sarà il Consiglio dei Ministri, vado lì e faccio 5 domande a Salvini, gli chiederò conto di Arata, gli chiederò conto dei soldi della Lega. Poi invece andare al Consiglio dei Ministri, è andato nello studio qui accanto, quello di Floris, di martedì, e insomma quando è arrivato alla fine non è successo niente e il governo è andato avanti, hanno delegato la vicenda a Conte, che però è partito per la Cina.
E infatti adesso oggi ha detto, beh, il caso di Siri è un caso umanamente difficile, quando lo vedrò ne terrò conto. Insomma, non si capisce se Siri dura o non dura. Secondo me non dura, ma non dura perché deve durare la maggioranza di governo almeno fino alle europee. Intanto assistiamo a questa crisi di governo strisciante, ma anche un po' taroccata, insomma. Ci piace tanto questa parola, ma c'è molta propaganda, fanno la voce grossa, se non fai così me ne vado, il decreto, i soldi per Roma, le dimissioni del sottosegretario e poi intanto vanno avanti. Resistere, ora è sempre resistenza. E io oggi ho letto un articolo su Avvenire che riguarda tutta un'altra questione, cioè sono stati tagliati i fondi alle comunità di accoglienza per i migranti e lì c'erano alcuni dati. Sono stati portati da 35 a 25 euro giornalieri e questo vuol dire che per esempio l'assistente sarà presente 28 minuti invece che 86, è stato tagliato lo psicologo, è stato tagliato il medico, è stato tagliato il mediatore culturale. Mi chiedo quanto possono resistere queste comunità in queste condizioni. La mangiatoia è finita, ha detto Salvini. Prima era finita la pacchia, ora è finita la mangiatoia. In realtà inchieste della magistratura e anche della stampa indicano di tutt'altre mangiatoie di cui insomma il partito guidato da Salvini si rende protagonista, ma vediamo. Nel frattempo oggi la Cassazione ha stabilito che per negare il diritto d'asilo a un richiedente bisognerà provare che non rischia la vita nel luogo da cui arriva. È stato il 25 aprile più antifascista ed è stato anche il 25 aprile più antifascista degli ultimi anni. Resistere e durare è una frase di Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, uomo dell'esercito italiano torturato e ucciso alle Fosse Ardeatine. Io non posso che resistere e durare, lo farò per quanto umanamente possibile, ha lasciato scritto prima di essere ucciso. Era uno di quei 600.000 soldati, ne ha parlato ieri il presidente Sergio Mattarella a Vittorio Veneto, uno di quei 600.000 soldati che non ha consegnato le armi ai tedeschi, ai nazisti. Insomma, che non hanno tradito la patria, perché poi ci sono i sovranisti, ci sono quelli che dicono che vogliono la nazione prima di tutto e poi storicamente finiscono per tradire la patria, mentre l'onore della patria la difendono altri, per esempio i partigiani, per esempio quei soldati che non hanno tradito il loro giuramento di fedeltà. Patria, popolo, sono parole che sono state usurpate. Popolo. Se si vanno a vedere le biografie dei partigiani, dei condannati a morte della resistenza, ci sono i falegnami, i meccanici, gli operai, i pasticceri, i garzoni del macellaio, popolo. Un'altra parola che è stata usurpata. Non vorrei fare della retorica, quindi leggo la lettera più antiretorica dei condannati a morte della resistenza, la scritta Giacomo Ulivi, che era uno studente di Modena, che è stato fucilato il 10 novembre 1944 e che nella sua ultima lettera agli amici non diceva contro quelli che lo stavano per uccidere, ma parlava di noi, diceva tutto dobbiamo rifare, tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano, ma soprattutto, vedete, dobbiamo rifare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Che cosa vuol dire? Come mai abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto di fronte a qualche vacua, rimbombante parola? Che cosa abbiamo creduto? Creduto, grazie al cielo, niente, ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto, da una minoranza inadeguata, moralmente e intellettualmente. Tutto questo è accaduto dopo 20 anni di diseducazione ventennale, di diseducazione e di educazione negativa che martellando è riuscita a inchiodare in molti di noi un pregiudizio fondamentale, quello della sporcizia della vita politica. Era un altro ventennio, ma sono parole molto attuali e lui concludeva: per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare sapere che con calma cominciamo a guardare in noi e a esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani?
non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. Ecco, noi ne vogliamo ancora sapere, perché la liberazione è un processo e la resistenza è sempre. Marco da Milano. Grazie Marco. E a questo punto, prima di dare la parola all'altro Marco, super spot, 60 secondi e torniamo qui. Eccoci tornati. Propaganda Live dopo lo spiegone di Marco da Milano. Chiedo per il resto delle cose non toccate da Marco lui a Marco te, che cosa ti ha colpito? Che è sto sospiro, sto sbuffo? Ecco, questo lo so come fanno. Buongiorno Luigi, buongiorno Alfonso, come va? Tutto bene? Ah, stragrande, ah, da paura, volevo dire, noi dobbiamo registrare sto format. Il format è quello ormai. Mi piace queste cose che partono così. Però Diego, prima di guardare il video, sì, io vorrei risalire alla fonte del certo. Cioè, alla fonte. Contestualizziamo. Al momento scatenante, quando il 25 aprile, io stavo lì tranquillo. Su Twitter mi arriva sta notizia drammatica. Incidente in autogrill per il vice premier Di Maio. Autogrill? L'auto blu tamponata da vettura senza freni. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per il ministro. Qua allarme terrorismo, ovviamente. Cioè, un'auto senza freni. Io che senza freni immagino, capito? Dentro un autogrill contro l'auto blu occasionalmente occupata dal vicepremier. Preoccupazione a mille. E non c'era neanche scritto che c'era pure un altro ministro di mezzo, se no pensa. No, quello proprio. Quindi vado sul Facebook di Di Maio, dico magari là ci sono notizie, e c'è appunto questo videino suo in cui ci racconta un pochettino la meccanica, la dinamica. Sotto anche c'era scritto: ciao a tutti, buon 25 aprile, ci sì, siete? Che poi rimaneva 25 aprile. E uno dice: perché se non ci siete io non faccio, non vado, non registro. Ci siamo. Ci siamo. Ok, e parte questo video. Buongiorno e buon 25 aprile a tutti. Approfittiamo di questa sosta per dirvi che ci sono dei titoli di giornale che dicono: incidente per il ministro Di Maio, l'auto blu travolta da un'auto senza freni. Siamo integri, interi, non è successo niente. Ovviamente non c'è stato nessun incidente. Un normale tamponamento, anzi, sì. Se lo vuole raccontare lei, avvocato di Bonafede. Se lo vuole raccontare lei, Bonafede. Cioè. Manca la chiamata. Così, non è successo niente, raccontate questa cosa, raccontate. A me mi viene da ridere. No, eravamo fatto una sosta a un autogrill, semplicemente una macchina parcheggiata senza freni ha cominciato ad indietreggiare e sostanzialmente poi ha tamponato una delle nostre macchine che erano ferme e probabilmente ha evitato che succedesse il peggio perché... Capito? Cioè la macchina senza freni era parcheggiata, ha cominciato a camminare, è andata, ha intruppato sull'auto blu, la quale auto blu ha impedito che accadesse il peggio. Capito l'eroismo dell'auto blu? L'utilità dell'auto blu. All'improvviso le auto blu sono diventate l'icona del governo del cambiamento, perché impediscono, no, che... Proteggono i cittadini. Eh certo. No, lui lo spiega. Ancora aspetta. Ha bloccato quella macchina che altrimenti avrebbe continuato magari a... non lo so, a creare altri problemi, invece almeno l'abbiamo tamponata e come... L'abbiamo tamponata! L'abbiamo noi! Siamo noi con l'auto blu ferma! L'abbiamo tamponato l'auto senza freni che aveva cominciato a camminare. Ma racconta a Bonafede, la macchina stava andando ai cazzi suoi e loro ci si sono menati davanti, l'abbiamo tamponata. E accade per tutti i normali cittadini, io ho avuto la tentazione da avvocato di intervenire per ricostruire la dinamica. Poi... Marco. Allora... Io sono terrone, ho un'esperienza su queste cose. Quando uno dice: io da avvocato ho avuto la tentazione di intervenire per ricostruire la dinamica, ma quello lo fanno i vigili, lo fa la polizia stradale. Lui la tentazione da avvocato che ci ha avuto è questa qua. Questo è una miniera. A questo lo sfondavo.
Allora, solamente de colpo della frusta sono 2000 euro, 2008. Poi, da quel momento in poi, io ho un leggero mal di testa. Sono 4 punti di invalidità, sono altri 5000 euro. Dritta, storta, il parafango va cambiato tutto, forse si è storto il semiasse, sono 40.000 euro, ci famo le vacanze, GG. Poi invece si è contenuto. Hai ricordato che invece è ministro? Io invece mi sono fermato, no, a parte gli scherzi, sono fatto un incidente come accade per tutti i normali cittadini. Questo solo, siamo ripartiti. Questo solo per dire che ci sono degli articoli in rete che parlano addirittura di paura per il vice premier, queste cose qua, ridetene perché è stato un tamponamento risolto col CID. Ridetene perché tanto hanno preso lui, cioè, tanto hanno piato Bonafè. Si è parlato di paura del vice premier, invece no, ha preso piena lui. Esatto. Detto questo, sul 25 aprile. Detto questo, è vero, oggi è il 25 aprile. C'è sta cosa che ultimamente sono diventato antifascista, quindi mi devo ricordare sta cosa che oggi è il 25 aprile. Vero. E questa è la settimana dell'antifascismo grillino di Magliesco, non so come si dica, sì. e quindi 25 aprile, quindi una parola su 25 aprile ci va, lo scontro, diciamo, è il pretesto, però 25 aprile, meno male che c'è stata questa macchina che ha intruppato, altrimenti saltava il video su 25 aprile, comunque, quando uno è fortunato, ci trovi. Ecco. Teniamo tantissimo a dirvi una cosa, oggi è una giornata importantissima per la nostra Repubblica, è una festa che celebra la liberazione del nostro paese dal regime nazifascista, quindi questa è una festa di tutti e non deve essere una festa divisiva. Tutto chiaro? È una festa di tutti e non deve essere una festa divisiva, almeno oggi, ok? E allo stesso tempo è quella festa che ci ricorda ogni anno che la Costituzione va attuata ancora in tanti punti. La sanità prima di tutto, noi stiamo andando in Umbria perché lì c'è stato l'ennesimo scandalo del PD che ha usato la sanità come banco macchio della politica. E il 25 era il PD, lo scandalo, ma il 25 mai appena finito di dire che non deve essere divisivo. Non volevo. Niente, in 20 secondi, non è divisiva. Prego. Va bene, questa è una delle cose che è successa questa settimana. Un'altra. Io so che è stata aspettata sta cosa da quando abbiamo iniziato proprio la sigla. Questo... Giuseppe Conte e il grande Albert Einstein. Ci tengo che tu citi Federico Mello. Federico Mello, ci diamo più volte. Giuseppe Conte, vabbè, l'avete vista tutti, no? L'ultimatore della lista dei nemici dei Salvini. Adesso noi entriamo. Raffai. Noi entriamo nel momento Conte in cui ci sarebbe una sigletta da fare. Che abbiamo... Sì. Prego. Vediamo la sigletta. Prego Diego, la camminata di Conte. Questa è la famosa camminata di Giuseppe Conte. Ok, prego. Hai fatto veramente bene tu, la camminata. Cosa? Adesso l'accento la sto ricordo... anche esagerando un pochetto. Adesso, Qual è la cosa? Che noi, Albert Einstein era facile, non ve lo facciamo vedere. Era troppo semplice, avete visto dappertutto, hanno mandato tutti. Però vorremmo dire che in quell'occasione lì, in cui lui fa questa uscita qua, che poi è diventata nazionale popolare, ha detto tante altre cose. E l'occasione era questa. Noi abbiamo recuperato un video proprio pubblicato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri. L'occasione era la presentazione del videogioco Cyber City Chronicles, un videogioco prodotto dai servizi segreti italiani, mi dicono qualcosa del genere, comunque sicurezza digitale, per insegnare ai ragazzini tutte le insidie che si nascondono nei social, insomma, eccetera, eccetera. Lui, in questo video, è di una scuola primaria e secondaria di Roma, Istituto Comprensivo Regina Margherita. Mi piace quando tutto. Sei preciso che ci... ce l'ho scritto qua, perché sennò... Sì, bravo. Otto. Ok. Vado, Eccola. Presidente Eccola. Conte è il... Conte è quello seduto in prima fila, no, lo dico perché magari ancora non siete abituati. Ok. È il suo turno. Chiedo anche assistenza per rimuovere il leggio, perché mi hanno detto che non serve, che lei non ne ha bisogno, quindi se... Non ne ha bisogno del leggio, infatti Marco non capisco perché tu faccia sempre il tuo spiegone con il leggio, vedi? Presidente del Consiglio senza leggio. Il Consiglio va a braccio, non c'ha bisogno. Capito? Mica... Può vedi? Via. E qua? Io ho preso qualche appunto. Alla leggio mi torna utile. Però vabbè, comunque appunto a mano, a braccio. Voi siete nativi digitali. Che cosa sapete veramente della tecnologia?
Quando è nato internet? Ma noi ci hanno detto che incontravamo le facce dei ragazzi. Ma che interroga? Oggi era la giornata in cui facciamo tutti un po' sega a scuola, c'era il presente così, e bene, questo interroga pure. Quando è nato internet? Ma che ne so? Io sono nativo digitale, ci sono nato dentro internet, dimmi te. Guarda va. All'inizio degli anni 90 si è perfezionato da uno strumento di... Cos'è internet? Si è perfezionato. Cos'è internet? No, sai che mi fa ridere. All'inizio degli anni 90 si è perfezionato uno strumento di... Cos'è internet? Non ricordo un cazzo manco lui. Cioè, che dici? All'inizio degli anni 90 a me mi hanno spiegato, ma sono passati un sacco di anni, non mi ricordo più. Comunque è una cosa... L'ho montata a loop perché era troppo bella la spiegazione. Datemi una definizione. Guarda, Si è perfezionato da uno strumento di... Cos'è internet? Datemi una definizione. È la rete di interconnessione globale, ci consente, cosa che prima era impensabile, voi potete comunicare con un vostro amico che è in Australia. Aborigeno! ma che se dovevo dire? Proprio quando sai proprio... Qua non si sa se c'è via del citazionismo voluto o inconsapevole. Quando ha detto Australia non ci credevo. Sì, e io dico, ma lo fa apposta. E tutti i vicini dicono, ma tu chatti con un amico australiano? No, io con un amico mio del quadraro. No, è sbagliato. Ma infatti Diego, guarda le facce dei ragazzini. Le facce dei ragazzini, tu c'hai manco un amico in Australia. C'è una prima. Non è vero! C'era il telefono, chiamavi in Australia, magari dormivano, ma era possibile anche prima, qualora appunto sapesse... Non ha conosciuto il prefisso dell'Australia. Questa amica australiano, qualora uno avesse questa esigenza, che poi... Noi non siamo nati, questa tecnologia non ha accompagnato la nostra infanzia, l'abbiamo scoperta tardi. Uno se mai partecipa a una social, scrive qualcosa. Una social top ten, è preso al femminile perché è abituato. In quel momento la facilità di comunicazione ti spinge a una comunicazione irriflessa, uno non ci pensa tanto. Noi ci pensavamo di più, sapete perché? E qua paura perché la spiegazione veramente, sapete perché? Però fin qui è giusto, è condivisibile. Sapete perché? Perché noi dovevamo vincere la pigrizia, no, prendere la penna, scrivere un foglio, lascia fa, comunque si è capito quello che vuole dire, no? Bisogna prendere la penna, scrivere un foglio, chiudere la lettera, bussare il francobollo. Lui chiude la lettera e imbusta il francobollo, che è una cosa che impedisce comunque di comunicare con l'australiano. Poi imbustare il francobollo dopo che l'hai chiusa è una difficoltà. Lui si è leccato il pollice, ha chiuso la lettera, ha cercato di imbustare il francobollo, che francamente non si sa da quale pertugio. Lui è riuscito, erano altri tempi, perché tipo, se diventi presidente del consiglio avrai in cose. Australia non gli arrivava mai in Australia niente, dice, ma com'è, ma questo non ci scrive mai, è pigro forte questo, e invece no. Ma sentite perché lui fa tutto sto sforzo comunque? Andare lì a depositare la cassetta e spedire la comunicazione. Per fare questo dovevamo essere molto motivati. Nel fare tutti questi gesti, se avevamo un pensiero, una reazione emotiva, piano piano si raffreddava e alla fine uno diceva, vabbè va, non offendo più nessuno. Non offendo più, cioè lui tutta questa fatica la faceva per offendere l'australiano. Cioè non una lettera d'amore, l'innamorata, capito, che aveva conosciuto in vacanza, no, lui voleva, ma no, no, per dire, faceva tutta questa fatica e poi dicevo, sai che c'è, non te la mando questa lettera. La sua tesi è che facendo così tu sbollivi, sì, sì. No? Sbollivi e diceva, vabbè, ma che me... Invece non è vero, io me lo ricordo perché all'epoca, pure io ero ancora, cioè ero giovane, tu arrivavi alla fine e diceva, ma vaffanculo, gli faccio scrivere dall'avvocato a sta testa, rega. Che era lui! Sacco del lavoro. Ho perso tanto di quei lavori da quando si litiga su internet, perché prima... Vabbè. Tutto questo popò di gesti. Diceva Albert Einstein... Vabbè. Un po'... Diciamo che poi... Come diceva Albert Einstein che un pesce non sa nulla dell'acqua in cui nuota. Capito questo? Al
Einstein. Allora, chiaramente, in occasione così, ma come fa Fabio Celenza a rimanere fuori da st'invito? Sì, sì. Si è prodotto in uno dei suoi deliri. Diceva Albert Einstein che un pesce non sa nulla dell'acqua in cui nuota. Diceva Albert Einstein che un pesce non si allunga nell'acqua in cui ruota. Diceva Albert Sardi che un pesce non si allunga nell'acqua in cui ruota. Che cosa significa? Praticamente un pesce diceva un pesce che Albert Einstein non sa nulla dell'acqua in cui nuota un pesce. Voi lo sapete quanto costa l'acqua in terra? Cosa sapete? Quanto è nato Hitler? Se un pesce non si allunga nell'acqua in cui nuota, dove nuota? Fabio Celenza! Settimana pienissima, eh? Beh. Un attacco a Grillo e Casaleggio non se l'ha mai visto. Veramente non se l'ha mai visto. Oh, e poi veniamo qua. Pasqua. A Pasqua, la Santa Pasqua. La Santa Pasqua, che accade, Diego? Che Luca Morisi... Prego, chi è Luca Morisi? Chi è Luca Morisi? No, Paolo. Paolo. Il capo della comunicazione di Salvini è quella persona che sta dietro a quello con lo capo. Questo qua, questo qua, con sì. La frangetta, questo qua. Ok. Ok, Luca Morisi scrive il giorno di Pasqua: vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano alle europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il capitano. Il capitano è questo qua col mito. Ma noi della Lega siamo armati e dotati di elmetto. Avanti tutta, buona Pasqua. Occhiolino. Questa cosa delirante, non si sa perché, Cormitra, che poi è una foto molto vecchia di Salvini, non è di quel giorno là. Lui la posta, chiaramente succede il macello, i commenti ovunque, ma se fa sta cosa di Pasqua, mette il mitra, mette parlare di armi, parlare di elmetti, finché non arriva al TG2 e ci spiega che non è niente di eccezionale quello che è accaduto. Questo qua è un tweet originale. È tutto sotto controllo. Nei giorni scorsi ha fatto discutere una foto di Matteo Salvini ghiocciolato, nel senso Matteo Salvini, oh, sta a parlare di te, che imbracciava un mitra, ma nel corso del tempo sono stati molti i leader ritratti armi in pugno, anche più insospettabili. Attenzione. Spiega il TG2. Qual è subito la fallacia di sto discorso che notate tutti quanti? Il problema non era la foto, il problema era il testo. Morisi che la postava a Pasqua con quel tweet là, tutto l'insieme. Il testo, noi siamo armati. Mentre l'artificio, bravo, artificio retorico, strawman argument, l'argomento fantoccio, è quando tu ti difendi da qualcosa che ti fa comodo, cioè la foto dei Salvini col mitra, che non era quello il quid. E TG2 fa un servizio che poi posta in internet in cui ci mostra che anche grandi capi di Stato si sono mostrati in pubblico con le armi. Prego, perché... Questa tua tendenza allo spoiler non la sapevo, sai Marco? Ok, c'era scritto là. Hai raccontato come finisce. È la foto che ha scatenato critiche e polemiche a scroscio. Facile dirlo, come un temporale di primavera. Vita dura per coloro costretti di certo all'indignazione permanente. Marco, ce l'hanno con te. Vita dura per coloro costretti all'indignazione permanente. All'istantanea della storia. A cominciare dall'eroe del sogno americano, Kennedy, democratico di provata fede, che posa affascinato dalla lucentezza di questo fucile. Maggiore dimestichezza con l'oggetto la dimostra Obama, posa plastica, arma fumante e la forza di una immunità ideologica che gli permette quasi tutto. La forza di un'immunità ideologica che gli permette quasi tutto. Guarda che i testi, ci vuole qualcuno che li sappia scrivere. A lui gli permettono tutto, nessuno si è lamentato. Invece Salvini col mitra e tutti addosso. Aspetta, aspetta, perché dice che cosa ci può essere più de baracca? Ebbene, le armi hanno un certo potere di seduzione o almeno generano curiosità, indubbio. Tanto da intrigare persino il cardinale polacco Joseph Glemp in visita a una caserma in Russia. I cardinali e questo armati, modernissimo yeah. mostro antidrone non poteva sfuggire allo sguardo di Macron, proiettato, l'ha detto, ad una Francia più sicura. Dalle passeggiate a Balmoral alle visite pure ufficiali lei, poi è consueto imbattersi nella regina Elisabetta che imbraccia qualcosa, mitra o simili. E la prassi quasi un obbligo imposto dal ruolo di chi ha a che fare con le forze armate. Io pensavo fosse un fotomontaggio del giorno. No, no, pare che sia vero. È vero.
ciò che impone alla Merkel l'interesse alla meccanica di aggeggi da guerra e di guardare persino sorridente un mezzo militare con la voglia, magari, di salirci a bordo. Oh, la Merkel mi ha fatto morire perché era l'unica che non aveva niente armi in mano. Sì, sì. Però guardava un po' con la voglia. Guarda sto carro armato. Io voglio dire, come al solito io uso questa piccola tribuna come spazio personale per cercare futuri lavori. Io voglio dire, io sono pronto a produrre filmati del genere, lo dico a Rai 2 e a chiunque altro. Faccio un esempio. Questo è un tweet vero. Instagram. De Salvini. Ministri all'opera, Salvini, 26 marzo 2016. Guardate qui qual è l'artificio. Io non affronto il tweet, ma affronto la foto. E la foto che ha scatenato critiche e polemiche a scroscio. Ma lo sai quanti capi di Stato internazionali si sono fatti fotografare con gli asini? A partire da Kennedy. Ecco qua. La famosa foto del ciuccio, col ciuccio di Kennedy. E Kennedy, tu perché te la prendi con Salvini? E perché la regina Elisabetta. La regina Elisabetta. Con due asini. Poi i ciucci, due asini. E andiamo avanti. Macron. Col ciuccio. Macron, è una mucca, Marco. No, fatti i cazzi tu. È una mucca. Vabbè. No, avanti. Va bene, t'ho avvertito, non dici niente. È un uomo con la maschera questo. E questo è Obama. Vabbè. Tu dici, te manca il prelato, te manca il cardinale. Manca il cardinale. E il Papa col ciuccio. Il Papa col ciuccio. Sono pronto. E poi ve la prendete con Salvini. Ve la prendete. Per povero. Imparate questi artifici retorici. Piano piano faremo dei tutorial. Vabbè. Comunque, Marco, tu ci puoi dire che c'è stato un altro giorno, un altro momento campale, no? Che era il 24. Salta e salva Roma, Salvini, se ne parlerà in un altro provvedimento ad hoc, qua nel CDM ricordato da Marco. Consiglio dei ministri. Consiglio dei ministri, alla fine, salva Roma. Sì, sì. Ora io, in quanto romano... Sì, vabbè. Vabbè, continuano a chiamarmi Burino, però un po' d'adozione, perché qua ci vivo, ci capo. Sì, se ne accogliamo tutti, vai. Grazie. Io voglio dire, Diego, ma ci vogliamo far parlare addosso? No. Questo fatto il salva Roma, che noi ci devono ripagare i debiti a noi, ma ripaghiamoceli da soli. Ma certo. Io ho fatto il conto. Roma c'ha un debito di 12 miliardi di euro. E che sono? Quanti abitanti ha Roma, compreso quelli come me, diciamo un pochettino? Siamo circa 3 milioni. 12 miliardi diviso 3 milioni di abitanti, se ci dividiamo alla romana, stecca para per tutti. Cioè paghiamo tutti uguale, questo perché ci ascoltano anche, ecco. Viene 4.000 euro a capoccia. Tranquilli, calmi, state calmi. Io vedo gente calmi. Che si è alzata all'altra. No. Allora, noi ce li dividiamo alla romana, ma li paghiamo alla legona, nel senso, in 80 anni, mensilmente, sono 960 mesi, 4,17 euro. Tutto secondo sommato. Me... è affrontabile. Io ho affrontato anche, scusa, te dico, questo è un blocchetto dei 960 bollettini postali già compilati, 4,17, Comune di Roma, rata 01 di 960, tu ogni mese vai alle poste. Secondo me è un ragionamento che può andare. Noi abbiamo testato, abbiamo mandato i nostri piatti, Leonardo Palacamento Matteucci a verificare la disponibilità del popolo romano a salvare Roma. Buongiorno Mirko. Buongiorno Leonardo. Allora come va? Alla stragrandissima. Oggi? E oggi parliamo di Salvini che vuole salvare Roma col decreto. Ma fatte l'affari tua, dico io, no? E il debito è di Roma. E ci dobbiamo pensare noi romani. E come? Te lo dico subito, fermate un secondo. E c'ho il piadone. Guarda qua che te faccio vedere. Un carrello pieno di bollettini, guarda. Guarda Leonardo. 960 bollettini a 4 euro al mese. 80 anni di bollettini, Leonardo. E salviamo Roma. Buongiorno signore, la TV. Se volevamo far parlare dietro dalla Lega, mi hanno stancato sia Lega tutti. Che quello, quell'altro. Vado avanti? Vado avanti regolare? Ok, ok, lo dico perché qua in studio si sente o non si sente, se a casa si sente meglio. Vabbè, lo dico, che ne so, è bello dalla diretta, queste cose. Ok, vado avanti. Tranquilli, voi fate vedere, ok.
credo più a nessuno. Ci hanno rotto le palle. Ma ci hanno rotto. Solo i tassi e basta. Ma hanno tocca nel miele, ce l'è che ne dita. Vogliamo salvarla noi questa città? O la dobbiamo far salvare a Salvini? Ma perché? Ce l'abbiamo 4 euro al mese? Per salvare Roma. Ma sì, tutte le tasse che pagavo. Ma 4 euro al mese è una soffiata di naso, signora. No, col cavolo. Per loro io me ne vado. Come se ne va? Dobbiamo salvare Roma, signora, non se ne vadi. Buongiorno, signore, la 7 TV. Buonasera. Se volevamo far parlare dietro la Lega o la salvamo noi sta città? Ma che Roma? Salva? Ma qui non c'è sta nessuno che la salva. I romani, se ci diamo una mano. Ma che salvamo? 4 euro al mese, ce l'ha lei? No. Come no? Un caccio, ma manco un centesimo. Ma come? Ma come cazzo? Salviamo noi questa città. Comoderate, 4 euro al mese. Un pezzo di cazzo salvato. Ma come? È un modo per dire, colorito, per dire colorito. Che non c'è moltissimo più ormai cui porre rimedio. No, incredibile, eh? Come dici, 4 euro scappano. 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 Lei è romana? Sì, di 7 generazioni. E allora? Ce tiene a Roma lei? Ma che me frega a me? Non ce tiene a Roma lei che è da 7 generazioni? Ah, oh, ma rotto i coglioni, bandala. 7 generazioni, quindi quella franchezza, quella, capito? Non ha problemi a dirti ciò che pensa. Ma poi lasciamo pure alle amiche sue. 960 bollettini. Prego. No, prego, non mi dia niente, io già c'ho tanti impicci dentro. L'impiccio più da 4 euro. No, va bene. Non... Buongiorno signore, la 7 TV. Ma come siamo belle stamani. Sempre. Ma soprattutto il cappotto, guardi. Bello, bello. Lo sai quanti anni c'ha questo? 21. E mo che non me lo mettevo. Dica, oh, eppure che sono vecchia, ma me lo tira giù. Ha fatto bene. Ma quanti anni c'ha? Lei, 88. No, ci ha indovinato. Ci ha indovinato, sì, dimostra tutti, signor. Senta. Mostra tutti. In realtà ne dimostrava meno. Sì. Tu hai detto un'età più alta per fare un po' il capone. No, ma... Invece se sei accorto lei ne aveva davvero 88. A quel punto hai dovuto tirare di nuovo. Io sono franco. Te sei franco. Io sono... Però poi pure loro, capito? Infatti, 88, ma... prega, vado avanti. Sì. La vogliamo salvare noi, Roma, Caput Mundi. Sì, ma chi cazzo la salva? Capito? È questo il problema, te esponi. Noi romani! Noi romani! Come fate a salvarla? Con 4 euro al mese, signora! Sì. E perché sarebbero queste qua? Per che cosa? Per risolvere il debito dei 12 miliardi, un attimo, mi faccia finire di parlare! Oh, facciamo nemmeno una lira! 4 euro, signora, le stiamo chiedendo! No, mo, adesso pure io volevo tanto, l'ho! Ieri sera c'era scritto Salvini e Di Maio separati in casa. Ci hai messo lei, appunto. Se nascono, se li pieno. Se Salvini non gli piace, 4 euro per 80 anni. Guarda, date, comoderate. Ma pure i dati, sono andato a comprare i bicchierini. 3,90 euro. Invece di comprarsi le tazzine che poi lei il caffè poi ogni mese mi fa la posta e mi fa un versamento di 4 euro. Ecco, a regga. Mica tutti, a me. No, no, sono 960 per 80 anni, signora. Andiamo se tu baci, signore, se tutti i romani fossero come lei. Signore, se non so bello, ma chi mi avesse detto? Dai, signore, mi raccomando in gamba, guarda in gamba. E quindi, Mirko? E quindi, Leonardo, me vorrei sbagliare, ma a quanto pare i romani hanno accettato di buon grado la nostra iniziativa. Ma insomma, direi. E vabbè, Leonardo, e quando al romano gli chiedi di pagare una cosa, mi te irrigidisce, modello T-Rex, capito? Però bisogna dargli il tempo a sti romani di metabolizzare st'idea e vedrà che poi Roma se la salvamo da soli. Va bene, Mirko. Va bene, Leonardo, pace interiore. Applauso a Mirko e Leonardo. Ripercorrendo tutta la settimana, questa è la notizia più fresca, Diego. Allora, questa è la notizia di quest'oggi, di oggi pomeriggio. La Cassazione, faceva riferimento anche Marco prima, per negare l'asilo a un migrante serve la prova che non corra pericoli nel suo paese, perché c'è da salvare Roma, c'è da salvare un po' il mondo, ci sono parecchi paesi decisamente in difficoltà, persone che li abitano, persone che vengono qua, c'è chi cerca di fare questo da 25 anni con Emergency. Un grande applauso a Gino Strada, a Propaganda Live. Prego. Eccoci qua. E bentornato. Grazie. Come va? Ah. Eh. Ah.
Allora, ti faccio vedere un altro tweet a seguire quello che abbiamo appena letto. Libia, il generale portavoce di Haftar, l'Italia ritiri il suo ospedale militare. Allora, diciamo, sono due notizie diverse, ma in realtà poi si tengono. Tu che sei, vorrei dire, cittadino di mondo, soprattutto di questi mondi qui, che impressione hai su quanto accade in Libia e quanto di riflesso poi accade in Italia, diciamo, lo scenario internazionale su quel versante lì? Quanto accade in Libia credo sia ormai sotto gli occhi di tutti, innegabile, insomma, un paese devastato da una guerra civile che va avanti in vari modi da anni e anni. E quando si chiede a un altro paese di chiudere un ospedale è un brutto segno. È un brutto segno perché vuol dire che quell'ospedale non è considerato una struttura neutrale. Ma noi nessuno ci ha mai chiesto in 25 anni di chiudere un ospedale. E cosa significa chiudere l'ospedale? Significa non vi fidiamo, non ci fidiamo di voi, significa magari siete al servizio del nostro nemico. Cioè, io ricordo che nel lontano 99, come aprimo un ospedale nella valle del Panjshir in Afghanistan, a Kabul i talebani lo chiamavano l'ospedale di Massoud, cioè del loro nemico. Noi ci siamo affrettati ad aprirne uno anche dall'altra parte del confine, in modo che nessuno potesse dire voi aiutate in modo discriminatorio. E quello è un brutto segnale quando si chiede di chiudere ospedali, perché immagino che gli ospedali mai come in questo periodo servano in Libia. E questa cosa della richiesta d'asilo della Cassazione di oggi, di non dover più provare di essere in pericolo, ma di dover provare semmai il contrario se si va da certi posti. Mi sembra un barlume di un barlume di lucidità. Che quando uno lo vede già, diciamo, ci si appiglia con tutta la forza del caso. L'ho detto presentandoti, 25 anni di emergency, 25 aprile, 25 anni di emergency. Non so se ha senso, penso di sì, chiederti un bilancio, si può fare un bilancio di 25 anni? No, il bilancio si può fare in quattro parole. Il nostro scopo, la nostra ragione, la ragione per cui siamo nati era quella di aiutare persone, di aiutare persone a sopravvivere o ad avere una vita, insomma, la meglio possibile in zone di guerra, particolarmente civili, perché di questo si tratta. Poi credo che oggi in zone di guerra non c'è alcun dubbio di cosa succede. È uscito giusto due giorni fa un rapporto delle Nazioni Unite in cui si dice che la maggior parte dei morti civili in Afghanistan sono stati causati dalle truppe americane e dall'esercito afghano, non dai talebani. Ora poco importa il conto dei morti, però conta capire che quando si è in quelle situazioni come nella Libia, la violenza non va da nessuna parte, non fa che alimentare quelli che sono già delle rivalità tribali che vanno avanti da un sacco di tempo. E allora, insomma, il nostro bilancio di 25 anni nei vari conflitti è che noi abbiamo curato più di 10 milioni di persone. Quante? Più di 10 milioni. Ovviamente sto parlando di cure di tipo diverso, non tutte, non necessariamente sono interventi chirurgici salvavita, ci sono anche altre cose, perché purtroppo nei paesi in guerra non ci sono solo i feriti, ci sono popolazioni che muoiono e soffrono perché non c'è più medicina, perché non ci sono più cure. Bambini rappresentano il 30%, 35% delle vittime di guerra nei conflitti di oggi. Ma vogliamo fare una riflessione su questa cosa? Ma cosa stiamo facendo se 3 volte su 10 ammazziamo un bambino? Un bambino del nostro mondo, non importa se sia un bambino iracheno, libico, afgano o magrebino. Quando
la guerra ormai è ultra dimostrato, che produce più del 90% delle vittime civili, ma allora qual è il nemico? Non è che per caso stiamo usando veramente uno strumento potenzialmente letale per tutti, tra l'altro, e che non funziona. L'abbiamo sotto gli occhi che non funziona. Guardiamo l'Afghanistan, guardiamo la Libia, guardiamo la Siria, guardiamo tutti i paesi in cui si è deciso di intervenire militarmente. E questa è la poca visione, come dire, della politica, non trovare mai altre risposte che non siano quante truppe mandiamo. Mai che ci sia un ragionamento, mai che ci sia una considerazione dei bisogni delle popolazioni e un'azione conseguente. Si va sempre nella direzione delle armi. Noi siamo andati nella direzione opposta, quella di difendere le persone, di curarle, senza preoccuparci come la pensassero, per chi votassero, chi sostenevano e non sostenevano. Questi non sono problemi che riguardano noi medici e non sono problemi che riguardano le emergency. Noi siamo assolutamente neutrali, nemici non ne abbiamo e non vogliamo neanche averli, perché proprio non concepiamo un mondo con i nemici. Tornando alle cose di casa nostra, che però poi sono anche quelle cose del mondo, abbiamo parlato della Libia e ormai una volta si parlava di esteri come di qualcosa che non ci riguardasse anni fa. E prima ci siamo incontrati, mi ha detto: io mi sono rotto i coglioni di parlare di Salvini. Lo dico io, è off record, diciamo. Però. Per cui ti chiedo, Salvini, però ieri è stato il 25 aprile, stava più o meno su tutti i titoli del giornale una tua frase presa durante la manifestazione, ha detto Salvini è un fascista, certo che non festeggia il 25 aprile perché Salvini è un fascista, questo hai detto tu. Ti chiedo... Se ne sono convinto. Se ne sei convinto? Adesso me lo dici se ne sei convinto dopo 24 ore. Se ne sei convinto, ma ti chiedo anche una cosa in più in realtà. La parola fascista è una parola importante, una parola che ha una sua gravità, un suo peso. E quindi ti chiedo se è il caso di usarla in questo caso e soprattutto ti chiedo se è il caso di usarla considerando il fatto che comunque in questo momento tutti i sondaggi eccetera eccetera Salvini e le sue politiche abbiamo visto prima, poi magari parleremo anche delle sue leggi, di quello del suo pensiero, gode di un consenso, tu mi dirai anche il fascismo godeva di un consenso. Ecco, voglio solo chiederti se, vabbè, io... se razionalmente, è la parola giusta. Ma io credo di sì, perché mi sembra che ci sia l'elemento più caratteristico del fascismo, che è il razzismo. Come scriveva Umberto Eco, non esiste fascismo senza razzismo. E la sua politica, quello che dice, quello che ha fatto rispetto ai migranti, sono lì a testimoniarlo. Una persona che non ha nessuna considerazione per la vita umana altrui, nessuna considerazione per i diritti altrui, è un fascista ed è un razzista, perché in questo momento, come dire, tutto si focalizza sulla questione migranti, creandone poi delle falsità, adesso saltano fuori, insomma i 600.000 sono diventati 90.000, però sì. Nessuno è stato rimpatriato, allora com'è? Sono morti di vecchiaia? Perché, come dice Marco, da lontano sembrava di più, poi quando... Allora, a parte tutte le sciocchezze, le bugie dette per creare questo clima di odio e di paura, ma io non sono d'accordo con questa cosa, non mi sembra bello. È come la legittima difesa, le armi, ma io non mi sento sicuro, forse perché ho vissuto 30 anni della mia vita in posti dove intorno c'erano tante troppe armi. E io non mi sento sicuro in un paese pieno di armi. Mi sento più sicuro in un paese pieno di asili nido, di scuole, di conferenze, di concerti. Questa cosa mi disturba. Invece vedo questa mentalità così, poi
sempre molto assertiva, sicuro, no? Come di quello che ha, chissà che cosa ha fatto in vita sua, insomma. Stona molto. Poi altri aspetti sono, vabbè, no. Quelli sono più ridicoli, insomma, vedendo i filmati di prima. Beh, vabbè, se non fossero veri sarebbero delle robe. A quale ti riferisci in particolare? Beh, quello del Premier Conte. Conte? È un mito. Segui il Premier Conte? No? No, sapevi che abbiamo il Premier Conte, no? Sì, so sì. Che si chiama Conte, sì. Sì. No, vabbè, noi infatti il programma lo facciamo apposta proprio per aggiornare anche sugli aspetti minori, diciamo, del che sennò poi uno resta, capito? E si perde Albert Einstein. Mi piace molto quando parlo con lui, che viene oggettivamente da altri mondi. È talmente, a volte bisogna appunto, c'è presente, no? Lui è aggiornato in realtà, però ho sempre una difficoltà perché do per scontato magari che, hai visto l'incidente all'autogrill di Di Maio e Bonafede? Vedi, è bello, La vita di giornata. Vedere ridere Gino Strada. No, cioè, se uno non pensasse, cazzo è vero, morirebbe da ridere. Sì. Morirebbe da ridere. È la nostra missione proprio, è questa, che cazzo è vero, è proprio il sottotitolo della trasmissione, propaganda live, cazzo è vero, è così proprio. No, perché cioè, non ci si può credere, no? E invece... Invece è così. Invece sì. Ecco, e un'altra cosa alla quale non è che non ci si crede, però non posso non chiedertelo. Ieri 25 aprile, festa di tutti, festa vissuta come tale da sempre, soprattutto a sinistra. Resta, continua, magari te l'ho chiesto anche l'altra volta che sei venuto qua, non lo so, non mi ricordo, una certa difficoltà. Tu mi hai detto, mi sono stufato di parlare di Salvini, non tanto per la legittima difesa o per i porti chiusi, che è una cosa, sono cose per cui è giusto parlare di Salvini, perché Salvini fa il ministro degli interni, certo, di questo paese, quindi sono dei provvedimenti di cui bisogna parlare, però tu ti riferisci a Salvini si è cambiato le mutande, titolo sui giornali, quindi ne parliamo, questo capisco cosa vuol dire, però c'è anche una difficoltà oggettiva a sinistra intesa nella maniera più vasta possibile, di prendere i titoli, di fare notizia, di creare dibattito, di dettare un'agenda, ecco, mettiamola così, di dettare un'agenda, cosa che invece, diciamo, riesci a fare tu spesso, come, sì, nel senso che quando parla Gino Strada, al di là della dichiarazione al corteo che può fare il titolo, però hai un'autorevolezza tale per cui sei rappresentativo. Tu a un certo punto stai per diventare Presidente della Repubblica del Movimento 5 Stelle, non ce lo dimentichiamo. No, lo dico perché, ma non lo dico per magari non per ambizione tua, lo dico perché oggettivamente in un momento di difficoltà rappresentativa cercano le persone autorevoli. Allora ti chiedo, e se questa difficoltà, questa fasia a sinistra di comunicazione, di messaggi, questa efficacia perdura, e perché? A sinistra, o meglio, se si guarda quelli che ancora si definiscono di sinistra. Decidi tu, chi vuoi tu? C'è un silenzio molto preoccupante, perché io credo che la ragione di quel silenzio è che non hanno nulla da dire. Perché non ci credono più a quello in cui i loro padri o quelli un po' più vecchiotti, insomma, credevano. Cioè, questo paese c'è stato per molti anni, come dire, una voglia di uguaglianza, una voglia di giustizia sociale, una voglia di democrazia vera e non di giochini, che era un sentimento molto bello e molto profondo, su cui costruire poi una società solidale. Adesso quali sono i valori? I valori. Cioè, un valore della sinistra, per esempio, l'eguaglianza, la giustizia sociale, sono ancora valori della sinistra? La pace è un valore della sinistra? Io vedo proprio un appiattimento dal punto di vista politico sui tamponamenti in autostrada. Ecco, cioè, si parla di quello. Non mi sembra certo che le prospettive siano rose. Io spero che nasca qualcosa in Italia di un po' più decente sul piano etico, sul piano culturale e anche sul piano
come dire, di capacità di risoluzione dei problemi delle persone, che sono tanti. Qui siamo ormai a livello per cui un italiano su 4, su 5, e adesso un europeo su 4, su 5 è povero. Socialmente questo è un disastro, è un disastro. Se si vuole si può anche trasferire e tradurre in morti e feriti. Cioè la crisi economica e la politica della UE, per esempio, ha fatto aumentare la mortalità in Grecia. La popolazione greca muore di più. Allora, questo è un effetto sociale devastante. Anziché risolvere queste cose, anziché risolvere il problema di un paese che è ancora lì, che produce ed esporta armi, come facciamo noi con lo Yemen per bombardare i civili. Ma poniamoci quello come problema, non la legittima difesa, per favore. Smettiamo di produrre armi, smettiamo di venderle, smettiamo di sostenere le guerre in questi modi. Poi, legittima difesa, in Italia ci sono, mi pare, 8 milioni e 600 mila armi tra i cittadini. Non parlo delle forze dell'ordine. Tra i civili. Tra noi. Vuol dire uno ogni cinque, uno ogni quattro è armato. Secondo me ce n'è anche troppe. Dove ci sono più armi che persone, come gli Stati Uniti, beh, non è un bel vivere, almeno a quello che si legge. Oggi leggevo sull'Espresso un reportage su Chicago, cosa incredibile. Ma è naturale, ma perché? Perché l'arma crea una mentalità, crea una paura, crea una preoccupazione. E io non voglio vivere in un mondo, vuol dire, stando lì attaccato alla finestra con la pistola in mano a guardare se qualcuno sale i gradini di casa mia. Non lo voglio, preferisco un mondo dove la gente stia bene, non abbia bisogno neanche di rubare, e ci siano delle forze dell'ordine che quando rubano li puniscono, ma delle forze dell'ordine. Non che si inneggi al Far West, perché questo rischia di diventare il Far West, e lo diventerà anche in Italia. Sono sicuro che quando si andrà a fare i conti, tra un anno o due dopo che è passata questa legge, ci saranno state non meno rapine, eccetera, eccetera, ma ci saranno state più rapine sanguinose, cioè più morti e più feriti. Perché? Perché un'arma non è un lecca-lecca, è fatta per fare male. Rapidamente, ci sarà un momento in cui non ci sarà più bisogno di emergency? Ma io lo spero, però lo dico così, realisticamente non credo. In ogni caso, siccome quel momento è molto, molto, molto lontano, ci sono tanti modi per fare in modo che nel frattempo emergency possa continuare a curare altri milioni di persone. Per esempio, dare il 5 per 1000 all'emergency, che non costa niente. E buon compleanno emergency per i 25 anni. Ciao. Grazie a Gino Strada, grazie a emergency. Pubblicità. Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re e povero anche il cavallo. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena. Povero re e povero anche il cavallo. Ho visto un vescovo, anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano, la mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo e povero anche il sacristano. E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia di 32 che lui c'era. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Ho visto un ricco, il tavino lacrimava su un calice di vino e
ed ogni goccia andava fino dentro il vino e tutto l'annacquava. Povero Davì e povero anche il vino. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli ha portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena. Povero Davì e povero anche il vino. Ho visto Mario, il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, persino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli ha portato via la casa, il gatto, la macchina, la televisione, gli occhiali da sole, la PlayStation, il telefonino, i dischi di Beyoncé, la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale, povero porco, nel senso del maiale. Ma lui no, no, non piangeva, anzi ridacchiava. E sai perché? E sai perché? Perché sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male a me, fa male al ricco, al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Ha visto un re! Ok, e quindi? E quindi Diego... Adesso Marco... Prima del nostro lungo excursus di cazzeggio, di cose che sono successe durante la settimana e che mi hanno colpito, ci hanno colpito, io sì. Ne ho lasciata fuori una sì. Eccezionale. Infatti. Un vedevo. Flame. Sapete cos'è un flame? Un litigio su Twitter che si protrae e quando si parla di flame, dei conflitti sui social... Chiamiamo qualcuno che li sta vivendo sulla sua carne viva. Un po' per colpa nostra, però. Un gran applauso a Lello Arena! Buonasera, 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 buonasera. È tornato Lello. Buonasera. Lello Arena! Che dire? Lello Arena, come non l'avete mai visto? Mai! Siamo qui. Come va? Benissimo, grazie. Prego, sediti. Sono un po' preoccupato però. Perché, no, ma non per stasera, ho visto i servizi che avete mandato prima. Fare. Io mi sono fatto una bella rete fibra super veloce, ma manca l'amica australiana. Infatti la rosicata. Ho cercato pure di fare una telefonata a casa, ho detto rimediamo all'ultimo momento. Non è australiano. No, non ma si non è condicio sine qua non. Prego. Dopo di te, grazie. Questa così ci sediamo insieme, siamo amici. C'ho sempre stato questa cosa. Ma non lo so, uno si siede insieme, che è? No, è così, è educazione del sud. Certo. Io non mi siedo prima del padrone di casa. Mio padre così mi ha insegnato. Bene, l'educazione. Bravo. L'educazione è la prima cosa. Bravo Lello, bravo. Che c'è sta bella introduzione. In che senso bravo? Bravo, bravo, bravo Lello, bravo. Ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, non cominciamo. Vai acceso proprio. Acceso. Allora, come comincia tutto il flame? Parte da questo post qua. Greta Thunberg a Piazza Pulita, non faccio shopping per ridurre l'inquinamento. I regali? Li fabbrico da sola. Non ci fa una piega, io sto apposta, arrivederci, grazie, è stato un piacere. Sei minuti di pubblicità e ritorniamo. Non è vero, non è vero. Allora, questa era così, era l'introduzione. Questo è un sassolino che ha cominciato a rotolare nel momento in cui un personaggio noto di Twitter, diciamo una tweet star, che occasionalmente fa anche un altro lavoro, però Carlo Calenda, parlando di Greta Thunberg, scrive: mio figlio è andato alla manifestazione. A casa parliamo di ambiente e sviluppo, lui sostiene scelte radicali, io spiego la complessità di tali scelte, felice del suo idealismo, ma non facciamo i paternalisti rincorrendo Greta, lasciamo ai giovani lo spazio, i loro ideali. Ma un genitore così, ma dove lo trovi? Ah, veramente. Io vi giuro, io sto tutta la settimana a casa, in grazia di Dio, ma tremo, no. Tremo perché non ancora... so mai che cosa si inventa. Ma non riguarda te. Non riguarda, no, infatti, che stai di male. Che ti chiami Calenda?
La cosa poteva terminare qua. Mi chiama Greta, no, c'ho le trecce nemmeno. Bello Thunberg, prego. Poteva terminare qua se non fosse che Ferrara, Giuliano, risponde. Picchialo! Buona Pasqua. Perché? Così. Mera a tuo figlio. Ferrara che scrive dei papielli infiniti contro Greta perché gli sta qua. Comunque picchialo, è un gioco, buona Pasqua. E poteva finire là. Esatto, e finisce là. Se fosse stato un altro, sarebbe finita là. Ma lui cavalca. Quello sempre, di base, almeno due volte al giorno. Buona Pasqua anche a te, Giuliano Ferrara. Si gioca, si scherza. È ironico, è ironico. Solo quelli di stanno ancora aspettando di capire che noi abbiamo fatto il filmato, stanno ancora scrivendo. Bravo Lella Arena che li hai sdraiati, che no, li hai sdrumati. Adesso segui il discorso. Allora, fino a qui, diciamo, che può sembrare ironico forse, però chi lo aiuta? Eleonora. In realtà non ce la vedo proprio. Secondo me lei è un padre dolcissimo. Buona Pasqua, dottor Calenda. Eleonora ti salva. Che rossi qua. Ferma dell'A, Calè. Ma che va? Ma perché devi andare? Esatto, basta, soprattutto per me, dica, ferma dell'A per me. Invece Calenda dice molto dolce. Per questo sono anche molto severo. E ieri per l'appunto si è beccato un bel ceffone per aver risposto male alla madre e gli ha fatto un gran bene. Allora, mio figlio, prendere il ceffone. Fino a due tweet fa stavamo una battuta, dammi figlio, gli do una pizza e tal. Lui ha detto, no, io sono uomo vero. Qua siamo già in piena educazione siciliana. Io gli meno. Cioè, i padri dolci così fanno. E da quando dice che ha tirato il ceffone al figlio su Twitter, le cose cominciano a precipitare. Seriamente. Le mani non si dovrebbero mai usare sui figli e su chiunque altro. È giusto, è così, no? Scrive. Secondo la versione di Diego, Calenda in questo momento si accorge del pericolo che gli sta arrivando sul maltrattamento dei minori e cerca di buttarla in caciara. Ogni tanto anche un bel calcione nel sedere funziona, ma dà meno soddisfazione. Qua carica, no? Come dire, è come quando fai una stecca, no? La devi fare per quattro volte, sempre uguale, sembra spartito, no? Dici, ah, vabbè, la faccio. Invece no. E lui ci mette la parte clownesca, il calcione, così la ributtiamo a ridere, magari torna Eleonora, no? Arriva Marco Canestrati. Lei è sicuro che prendere a calcio un minore sia accettabile nel 2019, vero? Allora, io vi dico solamente, da questo punto in poi è stata tragedia. Tragedia, poi io ho assistito, c'eravamo io, Gipi, ma una marea di gente. Telefono azzurro, ho partecipato di tutti. E io stavo a casa tranquillo per fatti miei. E diciamo le cose stavano proprio non pensavo che la cosa mi potesse. Tu ancora non sei coinvolto. Io stavo precipitando in maniera ancora controllabile fin quando non arriva sto tweet qui. Zero calcare. Che scrive? Io mi stavo a fare i cazzi miei, ma sommessamente pensavo che se mio padre si vantava su Twitter in pubblico di fronte all'Italia e ai miei amici di avermi preso a pizze, io tornavo a casa e lo gambizzavo, me sa. Così. Allora, quando ti scrive zero calcare, che hanno fatto i sondaggi, sta intorno al 78%, me sa. Tu zitto, fai pippa, non gli rispondi, dici, ah, vabbè, dai, su, ho sbagliato. No. Invece? Calenda contro zero calcare è una roba epica, cioè a livello di Godzilla, Ma secondo me tuo padre ti prendeva per un orecchio e ti mandava a razzolare, per questo sei venuto su bene, tutto sommato, fenomeno. Allora, in questo momento si è sfiorata la notizia, Calenda, Mena, zero calcare e Greta. E stava sfiorata. Che fa Calenda? Capisce che deve rimediare, però non vuole fare il passo indietro, come a dire, non è vero, io non gli meno i miei ragazzini. E cala una specie. Perché forse c'è, in realtà, cioè, il dubbio. Cala una specie di decalogo, di regole. E quindi ci dice sta cosa, c'è da ste tavole. Cioè che, regola aurea, mai sberle a un bambino piccolo. Sotto al metro, mai. Capaccione simbolico come estrema razza. Simbolico, io devi dare. Ceffone ben assestato a adolescente grosso e turbolento. Ben assestato, se lo pigli di striscio gli fa più male, deve essere proprio. Ma anche qui solo casi rari e estremi. Non farlo quando c'è necessità è una grave responsabilità. Allora tu, quando senti un grave turbamento, puoi intervenire con legittimo scapaccione di difesa. Non lo so come. Non lo so. Comunque noi a Napoli saranno solo i paccheri, scapaccioni non se ne danno. Ma noi siamo i paccheri, ex ministro. Scapaccione. Infatti, vieni qua che ti do uno scapaccione.
adesso che no, per dire, no, vedi che a casa Calenda funziona così. No? Allora, okay. Allora noi abbiamo voluto fare lo scapacciometro o paccherometro. Vogliamo trovare il punto preciso di intensità, di forza che va dato. Secondo come pacchero educativo, certo. Quindi, se e avete chiamato Zero Calcare per fare questa cosa. No, il pacchero è sotto il metro, no? Il Zero Calcare chirurgico. È sotto il metro. Aspetta un attimo, Marco, come... Non mi ricordo il ceffone chirurgico, quando, c'era, quando c'erano i bombardamenti chirurgici. Si vabbè, ah, ecco. Comunque, si tratta di tirare paccheri. Tu, no, non te li diamo a te, non è... No. Tu li devi dare. Allora io sono venuto, a parte che non mi fate fare i filmati, perché oramai a casa mia sono pronti a pagare il riscatto. No, tranquillo. Cioè, mi vedono nei filmati e sono pronti a pagare. No, tranquillo, perché, nessun filmato. E paccheri, insomma, anche per l'età non si può, insomma. No, però li puoi dare. Però li puoi dare. Li puoi dare. Io non li darò mai in vita mia. Questo no, li dare. Bello. No. Però no, come no. Vedi, qua ci stanno delle istruzioni. Comunque, date. Perché mo Calenda fa le facciamo entrare il bambino che deve facciamo arrivare. Entrare il piccolo no sotto il metro piccolo. No sotto il metro davanti no, il piccolo Pier Francesco Cinemiti. Okay. Allora prego, allora adesso dobbiamo fare questa cazzoni sì. Balilla. Allora adesso dobbiamo fare è questa come se, no, dico, è come se no, avete messo il grembiulino all'incredibile Hulk no. E io devo fare la prova, no? Capito? Che c'è? È allora no, sei seduto giustamente perché non ci arriva, non è che... No, è che è piccolo, è bambino, è una creatura. Sta sotto il metro sta. È educata, non lo so adesso nella scala calendica. La regola aurea comunque, se sta sotto al metro. Tu sei in questo momento Calenda. Orca miseria. Okay. Già, che allora, tu sei un attore di teatro. Attore, faccio Calenda. Calenda. Allora facciamo che io ero Calenda, va facciamo bene? Facciamo che tu eri Calenda. Okay. Allora Calenda stavo parlando nel salotto col figlio. E lui è il piccolo Calenda. E lui è il piccolo calendario. Calendario che... Vabbè, così, faccio pure quello, faccio quello che posso. Sono in situazione critica. Certo. Lui è piccolo Calenda. Uno schiaffo educativo di prova, un bello scapaccione educativo. Uno scapaccione così, no. Stai calmo. Ma non l'ho toccato nemmeno. Ho capito. Però non l'ho toccato. Non è un attore teatrale come te. Ma che non mi dico in una capace. Tanto, allora, so, se cominciamo così non si fa questa cosa. Ma scusa. Allora. Io non t'ho toccato ancora. Vabbè, ma non... Quando ti tocco puoi fare qualcosa. Ma fai così a teatro tu. No, non faccio quello che mi pare e piace a me, capito? Capito, ben improvvisato. Allora, vai. Buoni. No, a casa Calenda non si fa così. A casa Calenda è dolce. Vabbè. Gli dà solo i calci, gli dà. Gli schiaffi sotto il mezzo. Che ne so che... E tu parli sarta. Allora, ferma. Prego, Marco. Non si capisce più niente, questa suona... Facciamo la simulazione teatrale vera. Simulazione teatrale, cioè, non ti tocco. Aspetta, tu non hai ancora subito la provocazione. Perché quella già si è alzata. Vabbè, ma che c'entra? Mi reagisce, è istinto. Io ho scritto le provocazioni. Allora, adesso scusami tu, piccolo Calenda. Chiedo. Allora, facciamo delle simulazioni. Allora, leggimi questa cosa. Tu ti ricordati, entra in personaggio. Io sono Calenda. Tu sei Calenda, ok. E tu sei sempre piccolo. Ma... Allora, vai. Non ce la faccio a fare la quarta puntata, vai. Vai, Calendino, vai. Papà, ho incontrato Michele Emiliano che mi ha regalato una PlayStation. Ora vado di là e ci gioco per 72 ore. Figlio di Calenda parla così, Chiaramente tu sei... Ti sono girati con... Cioè, mi sono girato, però... Magari... E gli dai una pizza, porta. Però, figlio mio... Alla fine. Ma, sta dando già, pensieri, va. Tu già... E non lo fai così, te lo do di qua, te lo do, capito? Che almeno se ne accorgono, se te lo dono, capito? No, voglio dire, questo non mi sembra veramente, se fossi veramente Calenda, che hai incontrato Emiliano, gli ha regalato la PlayStation, vuole giocare per 70, ma che me ne porta a me? Facile, bravo. Questa è l'educazione che ci piace. Io stavo in grazia di Dio a casa mia, ma non vi conoscevo. Secondo me Calenda avrebbe reagito diversamente, così, ma bravo, così, questa è la provocazione, step oltre. Vai, leggi. Papà, hai notato l'ottimo lavoro che sta facendo Di Maio al Mise? Non come te, che stavi sempre su sti cazzo dei social. Questa è brutta, questa va punita. Figlio mio,
Ancora tu già non stai qua e mangi come se fossi mangia pane a tradimento. Ma ti devo chiedere pure grazie. Sì, e mo che fai? Dici che Di Maio sta facendo. È ironico? È ironico? Vai con pacchio, però qua. Quasi quasi ci sarebbe. Ma come grave, hai creduto? Un ottimo lavoro, stava. Ma io ti faccio una cosa. Però ancora. Però io ci tengo a dimostrare che non ci, con la violenza non ci. Vabbè, bravissimo. Appena ti giri io dopo. Anche di fronte a me giro io, che so. Appena ti giri io dopo. Sì, mica sei Francesco. Questo con voce stentoria, bello forte, perché deve arrivare che Calenda lo sente bene. Adesso questo che è il gesto. Vai, vai. Papà, ma hai visto che panza tiene la Lorena? Sì. Ma non scrivo. Gli doveva dare una pizza, dei copioni gli dovevi. No, una pizza gli do due così si pare. Non era stata ancora. A parte il fatto che non si. Ma, cioè, sì. non si dice le cose sulla gente che ha un problema, non si scherza. Perché se uno ce l'ha. Uno c'ha la panza, ce l'ha e cose. Sfoga, non mi sfoga, ti do questo invece Marco Sambrose. Te lascio tutta la scritta, te lascio. Sambrose. Non gli hai dato, Non ci riuscirete. Lo sai qual è? Allora, questo era un attacco personale, ma non ci riuscirete. L'accordo era che mo lui gli dava una bella pizza. Non gliela ha voluto dare, Pierfetto. Non gliela do. E cosa è Pier Francesco? Un grande applauso a Pierfetto. Borghesia, sono passati un paio di secoli e già sei spazzata via. Tra l'incudine e il martello, tra gli schiavi e i padroni, tu dimostri che pensare solamente fatti propri è da furbi, solo per i coglioni. Borghesia, sei talmente spaventata dalla puzza di miseria che hai venduto pure i figli solo per metterti un guinzaglio, e ho capito che sei brava a tirare sul prezzo solamente al mercato del pesce. Per il Natale e la famiglia, per quattro mura, per avere sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Gli stipendi ed i diplomi, soliti fatti, soliti nomi. Borghesia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia, alla fine perso tutto, dai giornali all'università. Prima per giocare alla rivoluzione, poi per un po' di soldi facili e poi per la salute della spiritualità. Per il Natale, la famiglia, per quattro mura, per avere sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Per gli stipendi e di diplomi, soliti fatti, soliti nomi. Borghesia, sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via. Grande applauso a Giovanni Truppi a Propaganda Live. Il 9 maggio a Torino, l'ultima data del tour che sto facendo nei club, e dal 26 maggio inizia il tour estivo da Milano, giusto? Giovanni Truppi, grazie ancora, grazie mille. Allora, raccontiamo la settimana che abbiamo passato anche per immagini, e cominciamo facendolo da
da Palazzo Chigi, da Largo Chigi. Siamo nel giorno del Consiglio dei Ministri di martedì, di cui parlava prima Marco, di cui si è parlato tanto prima di arrivare a martedì, come di un momento in cui ci sarebbe stata una bella resa dei conti e sarebbe successo qualcosa, quindi c'era un po' di aspettativa, movimento, era una bellissima giornata di sole e questa era la situazione. Eccolo qua. Palazzo Chigi, turisti, foto, operatori, telecamere, turisti, studenti, creature e poi all'improvviso una visione. Aspetti, ti vedo un paziente, tutto bene? Bene, tu? Che aspetti, ti vedo nervoso. Sto agitato, sì, vedo scappare. Casalino agitato oggi, non è un bel segno. No, hai ragione. Vero? No, sono tranquillo. Sei tranquillo? Devo dire che sono tranquillo. Va tutto bene? Tutto bene. Che succede oggi? Oggi c'è un consiglio dei ministri, non facile. Alle 6? Sì, bravo. Sei abbronzato? Ho fatto 2 giorni. Dove sei stato? Beh, vabbè. Posso andare? Figurati, sì. Era solo da un contratto. Dai, andiamo di là. Andiamo di là. Vieni. Vengo con te. Io da te mi aspetto sicurezza. Ti vedo così agitato, uno si preoccupa. Sì, è normale. Sì? Perché è difficile il consiglio di oggi? Perché hai detto che è difficile? Onda, no? Boh, vabbè, tranquillo. Vabbè, ma sei personaggio pubblico, Rocco, fattene una ragione ormai. Vabbè, invece questo ti dà tutta una nuova immagine, nemmeno sicuro di te, più umano, Casalino più umano. Non sono umano. Beh, insomma, te sei un po' qua uno di capoccia della situazione, quindi... Dai. Vabbè, tranquillo, vai, non ti voglio seguire, tranquillo. Sì. Posso andare sicuro? Sì. Come sta andando il programma? Sono bene, grazie, a posto. Ciao. Ciao. Stava agitatissimo, Purello. Sono le... E 4:15, in giro un sacco di turisti e Rocco Casalino. Stava proprio un'ansia. Dimmi te se uno se deve preoccupare così. Dice Casalino, cazzo, un pezzo d'uomo, invece lo vedi così, mi ha ridotto. Alla fine il potere lo cura pure chi ce l'ha. Allora, chiedo agli osservatori più acuti, a Paolo ci arrivo dopo, Francesca, e... Io ho incontrato Casalino che era veramente agitato, nel senso, al di là dell'andare, dico adesso vado Casalino, metto la musichetta, il grande fratello, invece no, ci ho avuto proprio un momento di empatia improvvisa che non mi... Beh, intanto quel consiglio dei ministri poi è stato rinviato alle 19, poi appunto ci sono stati... Sotto, in realtà. Esatto, un po' quello che raccontava Marco, no? Di Maio che era nel frattempo in televisione, Salvini che dichiarava che non avrebbero fatto il Salva Roma prima ancora di entrare, quindi era una situazione un po' tesa. Ma erano ancora le 4 del pomeriggio, però era una situazione tesa e che si trascina ancora un po'. Lui è il portavoce del Presidente del Consiglio, in questo momento è in Cina insieme a Conte, e Conte proprio prima di partire ha telefonato a Siri dicendo ci dobbiamo vedere lunedì, quando tornerà, può essere lunedì, può essere martedì, dovrà sbrigare questo problema. I 5 Stelle stanno chiedendo a Conte di agire con un decreto, cosa che potrebbe fare, nel senso che mentre i ministri non li potrebbe rimuovere, diciamo, d'imperio, i sottosegretari sì. Però ovviamente sarebbe un gesto nei confronti della Lega molto forte, quindi Casalino, che è il suo portavoce, è la sua ombra. Che sapesse già tutte queste cose in quel momento? Beh, sapeva che la situazione era tesa, al netto comunque anche di una percentuale di propaganda, come ha detto giustamente Marco prima. Tra un mese esatto ci sono le elezioni europee, ecco. Proprio 26 Vedi. Maggio, e quindi c'è anche sicuramente del gioco, ma del gioco a smarcarsi l'uno dall'altro per cercare di riconquistare ciascuno la propria identità, visto che poi alle europee vanno separati. Però insomma,
sul caso si vede una certa tensione, questo c'è. Catalino molto agitato, un po' indifeso, un po' rido, poi chissà chi aspettava, e poi ti voleva seminare, non si sapeva che voleva, però poi anche no, chiunque poi aspettasse di aver scritto non venire, che c'è Diego, perché esatto, non si è poi appalesato nessuno. All'inizio era da solo, comunque lui non mai, vabbè, comunque lo sapremo. Andiamo avanti. Ecco qua la notizia, la 5 Stelle, Siri si dimette, ha diritto di riprendersi. Era un po' che non ci trovava esattamente. A chi è arrivato? Ti ho visto agitato. No, è qualche macchina, ma non ho capito. Ah, qualche macchina? Questo è ai tempi di Berlusconi, facciamo queste inquadrature. Salvini. Abbiamo bucato Salvini. Vabbè, bucato, andavo direttamente dentro con la sua. Grande giro di macchine, Paolo. Ma non c'è Di Maio, però. Non c'è Di Maio? È così. È impegnato dalla rete. Esattamente. Sta da Floris intervista, adesso. Prestigiosa intervista, in questo momento interessantissima, la vedremo. Però noi siamo qua. Sì. Tu che stai facendo qua? Sei da turista o stai a lavorare? No, che devo perché fare il collegamento. Ah, ce l'hai una truppa, presto. Comunque non succede niente, tu mi assicuri che... Questo è il commento politico di Paolo. Tu mi hai successo... Si deforma tutto, proprio prende una foggia strana. Ma era tutto incomprensibile. Sì, sì, sì. Cioè, c'era un consiglio dei ministri dove c'erano diversi ministri della Lega. Quelli della Lega. Nessuno dei Movimento 5 Stelle. Il più importante stava in televisione. E quindi che altro se non quello? E questa linea, il editoriale è abbastanza esoriente. Vabbè, male che fate, vedo da casa, Paolo. Vabbè. No, dopodiché questo è un dettaglio del giacchetto di Paolo Celata. È il cane di tuo fratello che ha fatto questa cosa. Sì, quando stavo... Volevo fare un appello a Mentana? No, un trubetto di pelle, un chiodo nuovo per Celata. Mentana mi ha detto, questo è quello fighetto. Hashtag un chiodo, un giacchetto di pelle per Celata. Ma detto, ma come ti stai messo col giaccone da parcheggiatore? Con tutto il rispetto dei parcheggiatori per l'altro. Senti Paolo, mi dici questa cosa dei ministri 5 Stelle, non ci sono? Così siamo, cioè insomma c'è il Presidente del Consiglio ovviamente, poi ci dovrebbe essere il Ministro per il Sud Lezzi, forse, gli altri da quello che sappiamo non c'è nessuno. Quindi tutte le domande su Siri che vogliono fare a Salvini, chi gliele fa? No. Da casa Conte, no. Vabbè, pure lui, alla fine sarebbe casa sua questa. Noi amici ci troviamo, ci scoliamo mezzo bar, poi ci parliamo delle cose incomprensibili e i pensieri metafisici ci portano lontano sopra i cieli, in fondo al mare, in mezzo al blu. Disperati intellettuali, vitelloni, poi ci girano i coglioni, colpa della società. Ragazzi, no in bocca al microfono, no in bocca e no nelle orecchie, cortesemente. Allora, che succede? Voi ridete, ma qua guardate che pure fa il lavoro di Paolo Celata, non è così semplice. Un regole aure, anche questo, un regole aure. Sì, non in bocca e non nelle orecchie. Te pare poco, te pare. Mica, date le indicazioni precise, non è che... Non è colpa mia, l'ha detto lui, guarda a me, vai. Ho ancora un paio d'ore di programma da fare. Allora, che cosa succede? Che mentre c'è il Consiglio dei Ministri in corso, perché è iniziato, quelle macchine erano le macchine dei ministri, auto blu, senza freni, coi freni, tamponate, non tamponate, insomma comunque quelle che erano riuscite ad arrivare avevano catapultato i ministri, soprattutto della Lega, a fare questo CDM che stava iniziando, era iniziato, uno stava in televisione, noi tutti lì sotto, non succede niente, all'improvviso esce Salvini a faccà, dice qualcosa a noi mentre succede il CDM in corso e con l'introduzione che abbiamo appena sottolineato ci comunica quel che vuol comunicare. Di due robe, grazie. Siamo felici che finalmente il Consiglio dei Ministri approvi questo decreto crescita che ridurrà le tasse alle imprese del 2%, questa è vita vera, è una bella botta alla crescita del Paese, è l'inizio di un percorso. E Salva Roma? C'è anche Salva Roma. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio che tutti i comuni che sono in difficoltà vengano aiutati nella stessa maniera. Noi faremo un provvedimento ad hoc che si occupa di comuni. E quindi non è qua dentro. È una cosa che è stata concertata con Di Maio anche? Di Maio non c'è. Di Maio non c'è. Che cosa è? Che cosa è?
I ministri della Lega ci sono tutti. Però concordo con chi c'è, con gli assenti è difficile concordare. La domanda da parte del Movimento 5 Stelle rivolte alla Lega sulla vicenda giudiziaria che... Guarda, noi siamo assolutamente tranquilli, abbiamo piena fiducia nell'efficienza, nell'imparzialità e nella velocità della magistratura italiana. Ma si deve dimettere, non faccio il magistrato, non faccio il giudice, non faccio l'avvocato. Abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana, che faccia bene faccia in fretta. Poi concetti universali sono quasi sempre quelli che ci portano le mani tra i capelli. Buongiorno, eccoci qua. Personaggio. Allora, ci agganciamo alle frasi di Salvini per andare a rivedere alcune storie comunque girate in questi giorni. Solo una cosa, prego, quando Paolo. Salvini scende lì non era stato approvato ancora niente. Approvato ancora nulla? No, lui dice abbiamo fatto, in realtà no, poi l'approveranno di notte. Però insomma perché... Tu hai fatto tardi, lo so Paolo che hai fatto tardi, ti ho seguito, sai? Dopodiché lì intorno, comunque sempre intorno ai palazzi della politica per capirne qualcosa, spesso basta muoversi di poco. Questo è uno dei posti, qua siamo a Sant'Eustachio, lui è Don Pietro Sicurani, l'abbiamo già intervistato tempo fa, protagonista di una vicenda estremamente attuale, della quale abbiamo parlato anche poco fa in realtà con Gino Strada, e ci facciamo una chiacchierata con lui. Questo è nuovo, non c'è stato l'altra volta. No. Facciamo bene mo che c'avemo tempo. Certo, perché poi... Allora, gli amici poveri di Sant'Eustachio regalano a chi vuole una pistola d'acqua. La pistola d'acqua regalavi, regali? L'ho regalata sabato sera e la domenica delle palme, Ramoscello d'Ulivo. E una pistola e d'acqua? Chi voleva una pistola d'acqua? E se le sorprese? Certo che se le sorprese, ne sono rimaste poche. Dai, fammi vedere la pistola d'acqua, andiamo dentro. E questo è il Senato, no? Questo è il Senato. E dove devono stare i poveracci? I poveracci devono essere protetti dalle istituzioni pubbliche, no? Guarda chi c'è qua, Gian Russo. Lo ricordi questo sì, qua? I vostri programmi insulti. I vostri programmi insulsi, così ho beccato solo un insulto, quello sai chi è? Quello è quello che ha salvato Salvini. Abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana. È uno di quelli che ha salvato Salvini dal processo. Dal processo. Sì, sì. Capito? Cioè uno gira là, gli è passato avanti Gian Russo, ha appena sentito Salvini che dice noi nella magistratura italiana. Cioè possiamo veramente a me mi parlate. La magistratura sempre avuta piena fiducia e passa Gian Russo. Che intanto insulta una giornalista, l'unica che era rimasta l'altra parte, lui, noi i vostri programmi insulsi. Io glielo dico, Gian Russo, lì era solo una, continui così, resti da solo, te lo dico. Comunque andiamo avanti. Stava lì a insultare una giornalista, così, perché gli va di fronte al Senato alla Casa della Misericordia. Buongiorno! Vengono qui, c'è tutto quello che fanno. Sei stanco? Qui è il posto dei computer, no? Le docce. Acqua pure le docce, papà. Tutta sta roba sempre con donazioni, con... Solo con la carità. Solo con la carità. Devo pagare ancora 60.000 euro, di 310.000. E qua si va in chiesa? Sì, qui verrà... Andiamo subito alle pistole. Andiamo subito alle pistole. Quelle che mi sono rimaste. Questo che è ufficio tuo? Sì, ufficio mio. Ci dormono quando sono stanchi, ci dormono i poveri. E queste sono le pistole? Sì. Le pistole d'acqua? Sì. Quelle che mi sono rimaste. Ma certo, perché sono da ruba queste. Ah, vuoi una pistola d'acqua, Pier? Senti, Don Pietro, mi spieghi questa cosa delle pistole d'acqua? Perché ti sei messa a regalare le pistole d'acqua? Perché io credo che è molto importante che noi giochiamo tra di noi, ci rispettiamo, ma anche che cominciamo un po' a divertirci insieme, anziché questo continuo e paure. Solo che non a tutti sta bene questo fatto. Domenica passata io stavo qui seduto, mi viene un giovanotto grosso, alto, e mi dice sì, tu continua con le pistole d'acqua, non c'è come le vede, sai. Ma dove, qua dove stiamo noi adesso? Qui, io sto seduto qui a scrivania. Dice, noi non c'è come le vede, sai. Se si continua ad andare a mangiare a italiani, a stranieri, a zingari, continua. C'è l'altro, è rimasto poco tempo, a chiesa. Ce so solo se mi ha detto che sono tutti vecchi, sai, un altro po' di tempo. Ma questo chi era? Non lo conosco. Quindi magari... non era un abitué, non era uno che conosco. No. Dalla televisione mi sembrava uno di quelli che stavano lì a Torre Maula, mi sembrava. Ah, sì? Mi sembrava, però non posso affermarlo.
E ti avevano dato di te, gioca con quelle giocattolo che noi c'eravamo quelle vere. Non c'erano quelle vere. Io volevo darle tutta la domenica delle palme, no? L'ulivo, segno di pace, una pistola, okay. Pistola d'acqua. Ti casca la pistola d'acqua qua in casino, ecco. Poi però io devo difendere i poveri, no? Poi chi sta a capo deve avere il cervello anche per chi non ce l'ha. Ho fatto solo il sabato. Quindi hai fatto meno di quanto avresti fatto? Eh sì, per difendere i poveri. Questa cosa ti ha un po' intimidito? No. No. Ma noi preti se lo rischiamo, ma che siamo. Ma secondo te perché questo è venuto a dire questa cosa? Era uscita da poco la legge, quindi. Per la legittima difesa? Sì, sì, sì. Io credo almeno, no? Che lui venga a ricordarti di avere quelle vere è un po' più inquietante. E certo, è molto inquietante. Dopo la mia paura è che se si continua così si useranno davvero. Io sono fiducioso per domani. Allora, questa è la notizia. Lui fa questa, che non, è non so neanche se chiamarla provocazione, distribuisce pistole d'acqua ai poveri, ai fedeli, a chi va in chiesa. Pochi giorni dopo arriva qualcuno che lui riconosce in qualcuno che ha visto in televisione a Torre Maura, nei fatti che vi abbiamo raccontato in passato, che va da lui a dire sì, gioca con le pistole d'acqua, ricordati che noi abbiamo quelle vere. E non è la prima minaccia che subisce Don Pietro. Tempo fa gli avevano detto, gli hanno ricordato, la chiesa non è il posto per gli zingari, i rom, gli stranieri, eccetera, eccetera. E quindi questo fatto. Ma mi meraviglia il fatto che qualcuno vada lì a minacciare lui, perché se il ministro degli interni si fa vedere a Pasqua con una mitraglia in mano per dire io sono armata contro l'opposizione, chiunque può sentirsi autorizzato a fare la stessa cosa. Diciamo, o no? Che dare l'esempio in questo caso, poi c'è certi messaggi. Non lo so se sia stato quello. No, non lo so neanche io, ma nel però, senso, certamente ho capito non quello era che, l'appello al contrario. Quello che vuoi no? dire. Questo è quanto è successo, raccontato da Don Pietro. Il risultato è che lui comunque ha smesso di fare quell'iniziativa di distribuire le pistole d'acqua, perché dice devo comunque pensare a chi viene qua e quindi devo proteggere loro. Quindi l'intimidazione in realtà, e lui dice non sono intimidito, però comunque ha prodotto un risultato. Perché tu sei fiducioso ancora? Sì, stanno venendo sui diciottenni, i Simone. Ah, quello ne ha 15, pure di meno. Simone di Torre Maura. Di Torre Maura. C'è sta Greta. Greta, appunto. Qui a Servivo rivengono un sacco di scuole e la pensano in modo diverso. I rom qui vengono a mangiare. Non tutti i rom rubano, però anche quelli che rubano sono ladruncoli. Ma chi ruba veramente, ma noi lo conosciamo che ruba veramente. Capito. E allora ce la prendiamo con i ladruncoli e facciamo passare chi ruba miliardi? Milioni. E questo, milioni, sì, no, milioni, no, miliardi anche, sai, sì, certo. Che bisogna sempre creare nemico, perché se non c'è un nemico, un populista, un sovranista, come fa a vivere? Sai che dice Gesù nel Vangelo? Che dice? Ai farisei. Che gli dice? Ai legalisti, gli dice, in verità vi dico, i ladri, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Questi i ladruncoli però, o i ladri che si fregano i milioni? I ladri che si fregano i milioni, lui ha detto, è più facile che... Spesso con rosario in mano poi lo fanno. Con rosario in mano e con la croce dall'altra parte. Ecco. A questi lui ha detto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri in paradiso. Ecco, perfetto. Grazie. Ci si stanca molto di fare il male. Sì, si stanca, sì... È un peso, il male. Però se uno ha la percezione che convenga, non continua, non reitera. Ma anche quello, perché vedi la convenienza. Convenienza a breve termine, sì, però. Sì. Quindi la convenienza a breve termine. Ma ormai si vive molto sul breve. Ma la coscienza non è a breve termine. Del Vangelo. Il Vangelo è la vita. Gesù Cristo che è venuto a fare? Gesù Cristo è venuto a rendere l'uomo umano, a umanizzare l'uomo. Vabbè. E tu fai questo. Grazie, e io Pietro, esageriamo. E io ti ringrazio. Vabbè, andiamo a sparare la pistola d'acqua. Va, peccato che non c'è l'acqua, se no sai come si divertivamo. È pronto il pasto di là? Sì, stanno mangiando. Andiamo, va. Allora, un applauso a Don Pietro Sicurani, intanto.
E poi ve l'abbiamo fatto vedere l'altra volta, ve la facciamo rivedere, perché queste cose non accadono quando ci vado io con la telecamera, accadono tutti i giorni. Quindi tutti i giorni lì, davanti al Senato, a due passi dal Senato, c'è questa attività di volontariato che dà da mangiare, servizi, docce, computer, avete visto, a chi ne fa richiesta, a chi ne ha bisogno. De la farce, humanité aboutirait au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up. Time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the l'homme qui prend le microphone se nomme Zola, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangsters. Voglio pregare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bismillah. Bismillah. Per i musulmani, bismillah. E per i musulmani, hai fatto? Sì, bismillah, nel nome di Dio vuol dire. Bismillah. Faccio il ministro dell'interno. C'è un problema sicurezza internazionale. Che è Don Pietro Sicurani che fa bismillah. Capite che davanti alla chiesa di Sant'Eustachio, lui che gli dice bismillah, è un problema di sicurezza internazionale. Ritorniamo qua, ritorniamo alle dichiarazioni di Salvini fuori da Palazzo Chigi. C'è un problema di sicurezza in tante città italiane. Vi voglio bene. Detto tutto quello che potevo, sì, però. A questo punto che succede? Che lui finisce le sue dichiarazioni e ha questo il momento fan. Tutta quella gente che sta ferma lì su Via del Corso da un po', almeno un'ora se non di più, perché appunto doveva iniziare alle 6, iniziata alle 7, qua si era già verso le 7:20, 7:30. 8 meno un quarto. Reagisce come quando la rockstar all'improvviso va dai suoi fan. E qua c'è proprio il fenomeno classico dei personaggi televisivi, dello spettacolo. E niente, vi faccio vedere questa immagine. Mi scriva dove vuole, spero di rispondere in fretta. Bravo, ragazzi, vado di sopra. Ci arriveremo. Tieni duro, tieni duro. C'è solo una che è lei che gli dice. E io ti ho votato, ha qualcosa da dirgli che lui, una promessa non mantenuta, è l'unica, chiamiamola contestatrice o comunque non entusiasta di questa situazione, e lui in realtà nota solo lei e gli dice: se non parli più piano ti ascolto, ovviamente in quel contesto di casino non si capiva, e riesce anche a rispondergli, mentre quella tra sotto invece è proprio totalmente presa. No, adesso vedete, non sto scherzando, vi sto semplicemente raccontando quello che io ho visto già montando queste scene una ventina di volte, che magari in velocità non si coglie. Se abbassi la voce ti ascolto, però devi abbassare la voce, e allora state saluti. Ragazzi, mi fate salire per favore. Grazie. Tutto chiaro? Cioè, sì, lei sotto, sei bello, lei, io ti ho votato e questa è la situazione. Una crisi di governo, ragazzi, abbiamo troppe cose da fare. L'Italia ha bisogno di un governo per almeno altri 4 anni. Io lotto contro i problemi attuali. Il fascismo fortunatamente è stato sconfitto e condannato dalla storia. Non penso che tornino né il fascismo né il comunismo, la mafia purtroppo c'è. Allora, queste sono le dichiarazioni di Salvini che diciamo precedevano la sua andata in Sicilia proprio di 25 aprile, perché la lotta alla mafia non conosce giorni di interruzione, lui decide che proprio il 25 aprile è il giorno ideale per farla, e entriamo diciamo nella materia 25 aprile e ci entriamo con un video che vi riproponiamo, un video vecchio, un video che abbiamo girato in un'altra trasmissione di successo di Rai 3.
applauso a Gazebo. E l'abbiamo girato 4 anni fa, perché era il 70° anniversario. A noi sembrava meno, abbiamo visto i manifesti, era scritto 70, quindi sono passati 4 anni. E devo dire, adesso lasciamo andare questo video, che comunque già da questo video i temi c'erano tutti. Facciamo un giro? Facciamo un giro. The story of my life.
oppressi, quando c'era tanto tempo, era un vanto esser diversi, sulle tracce dei colpevoli, dei delitti, dei depressi, era una cominciata di cerca di noi stessi. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Quando sparteneva fuori al sole tanti tavolini, quando c'erano le sorbe, quando c'erano i bambini, quando il giorno non chiudeva nella sera in un imbuto, quando non ti rinchiudevi tu, quando non chiedevi aiuto. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Adesso. Fazzoletti e lampi. Quando curvo, quando allegro, bastonato, quando c'era finalmente la sconfitta del passato, quando ancora non picchiavi con la testa contro un muro, quando ancora non sentivi il rimpianto del futuro. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o con te. Noi abbiamo aspettato tutto il tempo necessario. Un applauso. Ha un pezzo fatto 4 anni fa che potremmo riproporre tutti ogni 25 aprile. E torniamo qui. Abbiamo aspettato tutto il tempo necessario, dice Salvini, a Paolo, perché qua stai facendo le domande tu mentre lui sta rientrando. Mi dispiace per chi non c'è. Non c'è Di Maio. Questo è un provvedimento che abbassa le tasse alle imprese. E non ci sono i ministri 5 Stelle. Vabbè, c'è il Presidente del Consiglio che rappresenta tutti e garantisce tutti. Oh, comunque non ero più allenato a queste cose, lo sai? No, invece io. Ma scusa, una domanda. Ma se lui c'ha tutta questa fiducia nella magistratura, no? Sì. Ma perché si fa processare mai? No, così, era curiosità che mi resta. 18, com'era la storia? Dice, sì, quando gli parla lui. Vabbè. Scusa, buon lavoro, Paolo. Allora, tornando al 25 aprile, alla festa della liberazione, l'ultimo posto dove andiamo con questo, diciamo, viaggio settimanale è un quartiere di Roma particolarmente resistente. Andiamo al Quadraro, eccolo qua, Quadraro Ribelle, e andiamo a conoscere questo quartiere. Ti chiami? Riccardo Sansone. Tu sei del Quadraro? Sono di Cinecittà. Al Quadraro ci ho fatto l'Erasmus, parlo a parlare romano. Ah, ecco. Al Quadraro ci ho fatto l'Erasmus, mi sembra una dei... Perché è giusto, effettivamente.
Ho studiato il Quadraro per la mia tesi di laurea, poi mi sono specializzato sulla storia della resistenza di tutta questa periferia Roma Est e ho fatto il lavoro per far dare la medaglia d'oro al quartiere di Centocelle per la resistenza. E ci sei riuscito? E ci sono riuscito. E questo è un luogo storico perché è la caserma dei carabinieri, questa qua, la caserma dei carabinieri che accoglierà la polizia africa italiana che si istituisce carabinieri dopo il 43. Però la polizia africa italiana, anziché diciamo parteggiare almeno al Quadraro per i fascisti, protegge i partigiani e Kapper questa cosa qua la scopre inserendo delle spie lungo tutta quanta la borgata, lì in fondo dove c'è la famosa casa di paglia, una volta c'era l'osteria del Galletto e lì nei racconti dei Quadraroli esce fuori che c'era, cioè, andava tutta un po' la popolazione che mangiava, beveva, ovviamente come si sa quando scorre il buon vino la gente straparla, lì c'era questa storia di sto Franz che era un tedesco che girava nel quartiere, che non era una cosa troppo insolita perché ovviamente i tedeschi avevano occupato Roma e stavano da tutte le parti. Pare che ci fosse questo tedesco che origliasse su chi erano i partigiani, perché nell'umbregatura questi dicevano sempre noi siamo partigiani, noi i tedeschi li ammazziamo, fanno una serie di arresti diciamo tra il novembre del 43 e il gennaio del 44 nelle borgate che sono quelle di Centocelle, di Torpignattara e Pigneto, perché scoprono che c'è una rete molto articolata di resistenza che è composta dal Partito Socialista, dal Partito Comunista Clandestino, dal Partito d'Azione, dal Partito del Fronte Militare Clandestino, da Bandiera Rossa. Tutti qua stanno. E stanno tutti quanti nella zona. Poi l'8 settembre il Comitato di Liberazione Nazionale divide Roma in 8 zone. E l'ottava zona, che è quella diciamo più pericolosa per i tedeschi, è quella che comprende le borgate del Pigneto, Torpignattara, Villa Certosa, Quadraro, Centocelle e Quarticciolo, borgata Gordiani. Perché questa era una delle zone più pericolose per i tedeschi? Perché questa è una borgata che sta tra la via Casilina e la via Tuscolana e siccome era l'ultima borgata, cioè proprio della città, le azioni notturne ai mezzi che passano e transito per andare al fronte erano molto numerose, per cui loro hanno estremamente paura di questo quartiere di notte. Qua si nascondevano partigiani. Qua in realtà c'erano i partigiani che erano persone normali e che in realtà un po' tutti quanti conoscevano, perché è un quartiere che è venuto su nei primi anni 10, per cui tu ti immagini a persone che si conoscono come in un quartiere da quando sono bambini. E Nido de Vespe che? Nido de Vespe è come la viene definita da Kapper questa trama resistenziale dove ogni casa, ogni strada rappresentava una cellula di questo alveare ed era la vespa, era proprio quell'insetto che colpisce e scappa. Il partigiano sarebbe stato. Il partigiano nella concezione tedesca. Per cui il nido di vespe nasce proprio da una visione loro sul fatto che Roma e questa parte di Roma fosse una sorta di alveare che nascondeva e proteggeva chi faceva resistenza. Ok, mo dove stiamo andando? Mo stiamo andando, se siamo persi, stiamo andando a Piazza dei Tribuni. Allora, se siamo persi, un applauso intanto alla spiegazione. Andiamo a conoscere una di questi posti all'interno del nido di vespe e raccontiamo la storia di una quadrarola che non è necessariamente la storia di una partigiana o di un partigiano, ma è la storia di qualcuno che ha vissuto sulla sua pelle che cosa, insomma, quei tempi, ha vissuto il Quadraro e ha vissuto uno degli avvenimenti, degli episodi che hanno caratterizzato per sempre quel posto, il rastrellamento del Quadraro, 17 aprile 1944, la storia del Quadraro di Roma e dell'Italia. Andiamo a conoscere Wanda Prosperi. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, Wanda, buongiorno. Buongiorno. Senti, allora, qua siamo al Quadraro. Eh sì. Tu sei sempre stata al Quadraro? Sempre al Quadraro. Cioè, io sono nata in via dei Coronari, poi verso il 38 saremmo venuti a abitare qui, perché all'epoca mio fratello gli venne una malattia chiamata la lingua scarlattinosa. E qui era proprio completamente campagna, proprio. Guarda, stiamo adesso. Non c'erano case, non c'era niente, c'era ben poco, insomma. Giusto quattro, perché questo è un quartiere nato con tutta gente emigrata dal sud, pugliesi, baresi. Vabbè, baresi e pugliesi è la stessa cosa. Vabbè, è rafforzativo. Siciliani, calabresi, sardi, era tutto un po' misto, però c'era buona armonia, insomma, se stava bene, eravamo diciamo tipo una famiglia. Tu di che anno sei? Del 36. Devi venire a abitare quindi qua al Quadraro? Ci avrò avuto un paio d'anni. Dopodiché questo quartiere è famoso per essere stato uno dei quartieri più resistenti di Roma durante l'occupazione e per il rastrellamento del Quadraro. 17 aprile del 44. Tu quanti anni avevi allora? 7 anni e 4 mesi e 12 giorni. Ecco,
per l'esattezza. Ti ricordi tutto, tutto, tutto? Sì, purtroppo. Il 17 aprile del 44, noi il 16 aprile, perché devo fare un passo indietro, siccome all'epoca a Roma si sposava solo di domenica, e noi il 16 aprile siamo stati invitati a un matrimonio a Tor Fiscale. Tutta la famiglia, perché mia madre era molto brava, era molisana, ma era molto brava. Era molisana di dove? Dei Carpinone. Carpinone, la conosci? Scusa, perché lui è molisano. Io sono molisano. Provincia, adesso è provincia di Isernia, una volta si diceva provincia di Campobasso. Esatto. Sì. Ci mancava solo sta aggancio molisano. Siamo andati a sto matrimonio. La sera non ci volevano far tornare a casa. Restate qui perché tanto se andate via domani mattina non cambia niente. Invece mio padre, siccome c'aveva l'operaio sotto di sé, perché mio padre faceva l'imbianchino, e all'epoca c'aveva i cantieri. E gli ha detto no, io devo tornare a casa perché domani mattina devo andare sul cantiere. Tuo padre non era partigiano? No, non ci pensava proprio. Anche perché viventi eravamo in sei. Ma nati proprio erano nove, tre sono morti. Con nove figli non c'aveva tempo manco di farsi il segno della croce, povero Cristo. Perciò non poteva stare appresso ai partigiani, almeno che mi risulti a me. Poi, non lo so, ma non credo. Invece siamo tornati a casa. E la mattina, io di solito, la mattina presto mi alzavo verso le sette e preparavo per andare a scuola. Prima di andarmi a preparare, avevo un'abitudine. Aprivo sempre una finestra, la stanza dove dormivamo noi figli. Praticamente erano due camere e cucina, non è che avevamo un appartamento di gran lusso. All'epoca era così, se dormiva tutti in una stanza. Apro sta finestra perché mi piaceva vedere, c'era l'ospedale Ramazzini di fronte a casa nostra. Si vedeva tutto l'orto, era chiamato l'orto della previdenza sociale. E c'era un viale, tutti alberi da frutta. Qua mattina, come apro questa finestra, ti vedo una sfilza dei tedeschi tutto lungo il recinto dell'ospedale. Ma saranno stati a distanza di mezzo metro l'uno dall'altro, tutti con i fucili spianati così. Mentre che mi giro per dire, mamma, vieni a vedere che c'è qua. Sentimo bussare la porta. Mamma ha aperto. Dove essere uomini? Dice, quali uomini? Mio fratello più grande aveva 10 anni, il piccolo ce n'aveva 4. Nel frattempo mio padre, allora qui era la porta d'entrata, qui c'era il bagno. Mio padre usciva dal bagno, l'hanno preso subito. A tuo padre? Sì, mio padre l'hanno preso, l'hanno portato via, insieme a tutti quelli della palazzina. Quanti anni c'era tuo padre? Mio padre c'era 54 anni, perché loro partivano dai 16 anni ai 55, oltre no. Uno di queste famiglie che abitava sotto al piano mio, pure quelli erano 4 figli, 3 femmine e un maschio. E il padre l'hanno salvato, sa come? L'hanno messo tra 2 materazzi, ci sono messe sopra tutte e 4 a dormire, e non hanno a rischio di farlo soffocare. Però diciamo voi, però in qualche modo ha respirato. Mano a mano che sti tedeschi portavano sto uomini via, e questi avanti con questi fucili puntati dietro, e noi appresso, mia madre con tutte e 6 noi attaccati, noi qua, mia madre con quella di 2 anni in braccio, quello di 4 anni a parte di qua e l'altro 3 di dietro. Da lì abbiamo visto che mio padre hanno messo sui cami, o spingevano quei baionetti di dietro per farli salire. Si sono portati via tutti, grossi, piccoli, non hanno fatto distinzione, perché la storia è nata così. Il giorno prima o 2 giorni prima, non lo so, avevano ammazzati o 5 o 7 tedeschi. Noi all'epoca la chiamavamo la trattoria di Marco alla Doretta, di fronte all'aeroporto di Centocelle, e a Doretta c'è ancora, ci hanno fatto il centro anziani. Adesso dicono da Gigetto a Cinecittà, non è vero, perché Gigetto di Cinecittà, che dicono loro, stava qui alla fine di via dei Quintili, che era chiamata l'Incannucciata. E quindi si sono ritrovati fra i vari romani, i fagottari, anche questi 3 tedeschi, e poi ci si sono trovati questi 3 partigiani che erano il Gobbo e il Quarticciolo, Giovanni Ricci detto il cinese e Franco Basilotta, che era il figlio del comandante partigiano socialista. E erano ragazzini, quindi si sono andati a mangiare una pagnottella pure loro lì. E che è successo? È successo che i tedeschi hanno visto questo ragazzo che era Gobbo, avevano capito che insomma a livello di tensione c'era qualcosa che non andava, perché tu devi immaginare i ragazzi a 16 anni, i partigiani giravano ovviamente con le armi ed erano abili a fare azioni. In quella situazione i tedeschi hanno preso una pistola per fargli fuori, e in realtà questi ragazzi hanno sparato loro prima dei tedeschi. Loro pensavano di essere stati scoperti in quanto partigiani e hanno sparato prima che lo facessero i tedeschi. Okay. Da lì l'hanno portati al cinema Quadraro, che stava dalla parte della Tuscolana. Poi da lì sono stati trasferiti a Cinecittà, dove poi Don Gioacchino Rei, il parroco del quartiere, lui ha fatto questo elenco di tutti questi deportati che si sono presi. Erano portati via 947, ma presi tutti insieme erano oltre 1000. Ma tutti da qua, dal Quadraro? Tutti dal Quadraro. Poi da lì sono partiti? Da lì l'hanno portati a Grotta Rossa, che nessuno dice che sono stati a Grotta Rossa loro, ma loro ci sono stati. Grotta Rossa che c'è stava? Grotta Rossa c'erano tutte le caverne, che poi dopo col tempo ci hanno fatte discariche, no? E l'hanno messi là dentro, infatti pensavano che gli facessero fare la fine di quelli dei fossi ardeadine, e invece dopo no, è arrivato il controllo, li hanno rimessi sui pullman, sui cani, e l'hanno portati via. Da Grotta Rossa sono andati a finire a Terni.
A Terni c'era un altro campo di concentramento. Hanno sostato perfino per Firenze. E infine? Sono arrivati a Carpi. Quando l'hanno scesi dai treni, hanno messo lavoratori volontari per la Germania. Può immaginare, gente del posto gli ha tirato di tutto di più, broccoli, finocchi, quello che gli capitava, tutto. Cioè gli tirava perché? Perché pensava perché che pensavano, fossero... dice, vedi, ma come, gli italiani che vanno a lavorare per i tedeschi? No. Pensavano che fosse gente che si era venduta. Da lì l'hanno portati a Fossoli. A Fossoli loro sono stati 3 mesi. Hanno fatto una parte ebrei, una parte erano chiamati politici, ma non erano politici. E tuo padre stava fra i politici? Sì, alla baracca 826, perché io sono stato 2 volte a Fossoli. No, infatti tu tutte queste cose, tutto padre l'ha visto partire da Roma e poi basta. Basta, non ho visto più, ho visto tutto, quando è tornato. Te tutto sto viaggio lo sai perché ti hanno raccontato? Poche parole. L'ha raccontato lui? No, no, mio padre non ci raccontava niente. L'unica cosa che ci ha detto una volta è stato, magari tu rifiutavi il cibo, diciamo, magari non volevi mangiare. Allora dice, se ci avessi avuto io in Germania, che noi dovevamo scavare a mezza neve e venne a trovare la gramigna. La gramigna mangiavano. Aspetta, quindi tuo padre sta a Fossoli e come, quando ci arriva in Germania? In Germania ci è arrivato dopo 3 mesi. Allora, intanto c'è un applauso a Wanda, che ricorda per filo e per segno quello che ha visto, che era piccolissima, ma lo ricorda come una fotografia scattata 1 minuto prima e racconta tutto nel dettaglio, poi ovviamente tutto il resto, come poi le ho appena chiesto se lo è fatto raccontare, e racconta tutta questa storia e anche con l'altro contributo avete sentito di è stata una rappresaglia in seguito ad a quanto accaduto qualche giorno prima, il giorno di Pasquetta, dove erano stati uccisi dei tedeschi, dai partigiani. E il racconto è tutto un racconto per tappe che attraversa l'Italia, attraverso alcuni campi di concentramento in Italia per poi finire in Germania. È capitato in una fabbrica dove facevano delle sostanze chimiche per la bomba. Non so se era bomba atomica o bomba chimica. Quindi era in un campo di concentramento lui? Certo, ho perso il filo del discorso. Niente, siamo arrivati in Germania. In Germania l'hanno portati tutti dentro una grande camera, un camerone, un garage, non lo so, una fabbrica. Non lo... E lì si sono presentati tutti i personaggi con cravatta, camicia, praticamente erano tutti industriali che li compravano. Allora tu come? Che facevano queste fabbriche? Li pagavano a loro. Però i soldi che loro prendevano andavano a finire al campo di concentramento perché dovevano pagare il campo come se loro fossero stati. Come se fosse l'agriturismo. Sì. Quindi in sostanza le fabbriche pagavano il campo di concentramento. Bravo. E loro lavoravano. Che è sempre meglio di venire ammazzati però. Quello sì. E quanto c'è stato lui in Germania? Mio padre c'è stato praticamente. Come si chiama tuo padre? Vittorio. Mio padre c'è stato praticamente dal 44 al 46 perché mio padre ha fatto il viaggio, l'ha fatto quasi tutto a piedi a ritorno. Non c'aveva soldi, non c'aveva mezzi, non c'aveva niente. Il campo di concentramento sono stati liberati dagli alleati, però di conseguenza il viaggio in Italia. Sì, ci ha messo diciamo quasi un anno perché 45. Io nel 46 avevo 10 anni. Tant'è vero che io a maggio dovevo fare la prima comunione perché purtroppo era obbligatorio e mia madre, Orella, ha fatto i sacrifici perché tant'è vero che non mi poteva comprare neanche il vestito della prima comunione. E questa signora che l'aveva invitata al matrimonio della nipote si è offerta da farmi da madrina. Non era quella del tor fiscale, no? Sì. Era sempre la stessa? Sempre la stessa. Ah, io ho detto per fare una battuta, invece era sempre la stessa. No, era sempre la stessa. Quando si dice, no, le persone nel destino, in quel caso nella cattiva prima e adesso nella buona sorte. Ma Giovannina, e mi fece lei il vestito della prima comunione, perché mia madre non poteva, non c'aveva i soldi. Se bocche da sfamare, poraccia, per quanto poteva lavorare, perché poi c'è pure un altro fatto. Che la storia non è che si ferma ai deportati, la storia sarebbe da proseguire con le donne che sono rimaste. Infatti, ma nessuno ne ha mai parlato. Tua madre che faceva? Mia madre si è adattata a fare di tutto, perché mia madre, lei era caporeparto in una cosa di tessitura, che poi ha dovuto lasciar perdere perché con 6 ragazzini piccoli, uno più piccolo dell'altro, la più grande aveva 15 anni, l'ultima aveva 2 anni, andava a vendere la verdura, faceva i bucati, i gallaroste, qualche sigaretta di contrabbando ha venduto all'epoca. E dopo 2 anni... Mio padre è tornato. Io e voi sapete fatto... niente, non ve l'aspettavate? No, perché qualche notizia la sapevi tramite Croce Rossa. Poi noi figli proprio all'oscuro. E tu te lo ricordi quando è arrivato tuo padre? Beh, io mi ricordo solo che dovevo fare la prima comunione e sono stata contenta perché ho detto, vedi, signore mio, mi ha fatto il regalo più bello. Non va raccontato questo periodo fuori? No. E come stava tuo padre quando è tornato dopo? Mio padre era già magro quando è partito, ma è ritornato che era proprio... per le ossa. Mio padre quando è partito c'aveva una testa dei capelli neri e tanti capelli. Quando è tornato, qui raso, qui pelato, proprio pelato, gli erano proprio caduti. C'aveva solo la corona intorno, tutti bianchi.
Questa è una foto che praticamente è lui, come quando era ritornato dalla prigionia. Ecco. Questo è tuo padre? Sì. Tuo padre è tornato questo? Sì. Ecco, immagini la persona, tanto è vero sembrava un prete quando è partito, per quanti capelli neri c'aveva. Quindi questo è quando è tornato dalla Germania? Sì. Questa è l'unica foto che c'ha di tuo padre? Sì, l'unica. Al Quadraro ci si nascondevano i partigiani? Sì, loro che hanno fatto? Hanno circondato il sanatorio. I tedeschi. In un certo quel modo l'hanno protetti, perché il covo dei partigiani, il nido di vespe famoso che loro cercavano, stava proprio nel reparto terapia intensiva dei Ramazzini. Siccome i tedeschi erano vigliacchi perché c'erano il terrore delle malattie, non entravano neanche alla porta principale, che solo se mettevano mano là sotto facevano saltare l'ospedale per aria. E in parte poi stavano qui all'aeroporto di Centocelle, c'erano delle fungare che erano chiamate le grotte dei Carfagnoni. Neanche lì loro entravano, perché lì sapevi dove entravi, ma mica sapevi da dove uscivi. Non ci si azzardavano nemmeno a entrare là dentro. E così si sono salvati i partigiani. E in tutto ciò i fascisti? Ma i fascisti sono stati peggio, perché loro soltanto che hanno aggregati coi tedeschi quando hanno rastrellato, perché facevano 3 tedeschi, 2 di loro. La pattuglia era composta da 3 tedeschi e 2 italiani. I fascisti hanno fatto un po' di tutto, di più, però solo che uno ci doveva convivere, perché purtroppo era così all'epoca, comandavano loro. O ci convivevi o li combattevi. Certo. Ok, venendo al 2019, che impressione c'hai del dibattito che c'è adesso, per esempio intorno al 25 aprile? No? Questo esercizio della memoria che te fai in maniera molto dettagliata, se tende a non farlo più. Ah beh, questo è poi come assicurare. E quindi si dice, vabbè, 25 una volta morti aprile... noi, diciamo, sarà ben pochi. Io infatti ho sempre lottato perché avrei voluto che tutta questa storia fosse andata a finire sui libri di storia, perché ancora parliamo dei guerre puniche, degli antichi romani e cose varie, che sì, per carità di Dio, è storia, non se nega. Però ai tempi nostri ancora parliamo dell'antica Roma, ma dobbiamo parlare delle cose un po' più recenti. Per i giovani è importante... Ecco, che sappiano come stanno le cose oggi, no che ancora si agganciano, no, perché la Shoah non è esistita. Chi non l'ha vissuta non lo sa, che poi ci sarebbero degli episodi da raccontare di quando bombardavano e cose varie. Quindi anche il fascismo, chi non l'ha vissuto, dovrebbe sapere. Soprattutto. Torna al 25 aprile, perché il 25 aprile adesso si tende a buttare un po' in caciara, per cui c'è sta chi dice è una festa divisiva, non partecipo al derby fra fascisti e comunisti, come se fosse la stessa cosa. Certo. Che non c'entra niente, perché la liberazione c'è niente a che vedere con fascisti e comunisti. La liberazione è stata totale. La liberazione è stata per tutti, non è stata solo per i partigiani o per i comunisti, è stata in generale. Voglio dire, anche loro che hanno partecipato a tutto questo caos, ne hanno usufruito anche loro. Perché, i fascisti, dici. Certo, perché all'epoca c'era uno qui in zona che il figlio chiamava Musso e Benito, e poi quando sono entrati alleati, da Benito è diventato Bruno. Beh, ah sì? Sì. Addirittura la libertà di cambiare nome, capisci? Se può accettare una cosa del genere? Non credo. Secondo te come si può fare per raccontarla meglio questa storia alle nuove generazioni? Non è facile inculcarglielo ai giovani, perché se loro dedicano che è così. E loro chi? La gioventù d'oggigiorno. Perché prenderemo tutti ste saltati che come nazischini e cose varie che ti dicono ah no, perché non è vero, perché al tempo di Mussolini era così, non è vero. Chi l'ha vissuto lo sa, ma chi non l'ha vissuto non lo potrà mai sapere. Tendono a credere a quello che gli vogliono far credere loro. Loro chi? I fascisti. Era stato bandito il fascio, perché gli hanno permesso di rivenire fuori? Adesso dici? Certo, ciò significa che c'è qualcuno che c'ha interesse. Quindi tu percepisci ancora adesso un po' l'attualità? Ma io... Continuiamo a parlare con Banda dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci tornati. Allora, siamo al Quadraro, siamo con Banda Prosperi, figlia di Vittorio, che è vittima, diciamo, del rastrellamento del Quadraro del 17 aprile del 44. Ha raccontato la vicenda, sta raccontando la vicenda, siamo arrivati nella nostra conversazione un po' all'attualità, ai giorni nostri, e lei sta dicendo la sua. Ma no, lo sento proprio, non è che lo percepisco, se sente, si vede, perché se tu senti tutto quello che succede adesso, dici ma siamo diventati scemi davvero, non stiamo a ritornare come era una volta. Adesso quando sento parlare di politica giro. Ecco.
perché a me, francamente, io posso dire una cosa, certo. Io ho 82 anni, vado per gli 83. Complimenti. Grazie. Fino a 2 anni fa sono andata a votare. L'ultima votazione ho detto non ci vado e non ci sono andata. E non ci vado più. Perché? Perché no? Perché ormai mi sono stancata. Perché chi ti dice che è blu è invece rosso. Chi ti dice che è rosso è invece bianco. No, non va bene così. Io ho sempre detto che mai, ma mai, finché c'ho vita, voterei per la destra. Mai. Mi dispiace. Quindi tu saresti una di sinistra, sei sempre stata una sempre, di sinistra? Sempre di sinistra. Sempre. Anche se sbagli hanno fatto anche loro, certo. Parliamoci chiaro. E perché mai vota più? Perché mi sono stancata. Io non credo più a nessuno, sono sincera. Mi dispiace. Ma no. Un'altra cosa, mio padre, al tempo dei tedeschi, del fascio, non era di nessun partito. Tant'è vero che quando lui tornava dal lavoro la sera, veniva fermato dai pattugli, documenti, tessera del partito. Non fascista. Ce l'ho, fascista. Non ce l'ho. Allora lì botte e purga. A tuo padre? A mio padre. Nonostante tuo padre non fosse né partigiano non c'aveva, né... Non c'aveva nessuna tessera di nessun partito, mio padre proprio non ne voleva sapere, tant'è vero che poi dopo la guerra, quando è entrata la democrazia, faceva qualche lavoretto in privato. Questo Mingrone era un pezzo grosso della democrazia all'epoca. Dalla democrazia cristiana? Cristiana. Perché quando lui parla della democrazia, quando è entrata la democrazia dice vabbè, la democrazia no, la democrazia è cristiana. Gli aveva detto a mio padre, dice, se voi fate la tessera del partito, cioè io vi sistemo una dei figli alle poste. All'epoca sarebbe toccata a me, io potevo essere impiegata postale, adesso stavo tranquillo. C'avevo la mia pensione da impiegato statale. Te che hai fatto poi? Tutto di più ho fatto. Okay. Ultimamente ho avuto un banco al mercato dagli anni 70 fino al 98. Ma comunque questo gli ha proposto, detto tu figlia avrà nelle poste. Ha detto io non mi sono mai venduto e non mi vendo manco adesso. Tutto ricordi il 25 aprile? Sì, a Liberazione. Comunque, certo. Sì, certo. Mi ricordo l'entrata degli alleati, che tutti i ragazzini andavano incontro perché andavano, aspettavano i cioccolatini, i caramelle. Cioè, la Liberazione te la ricordi? Beh, insomma, in certo quel modo. Eravate contenti? Beh. Sapevi che tu da una dittatura andavi a vivere, non ti dico bene perché non si poteva stare bene dopo la guerra. All'inizio no, poi piano piano, certo, è cominciato a venire un po' di benessere, diciamo di calma, più che benessere. Non era una vita quella di prima, perché ripeto, non si viveva bene. Solo il pensiero che come suonava l'allarme dovevi chiappare armi e bagagli e scappare a rifugio non era bello. Quando suonava l'allarme, anche di notte, dovevamo andare lì a rifugio. Qui al Quadraro stavamo messi male per il semplice fatto che ci avevamo alle spalle dei Ramazzini la ferrovia. Le ferrovie venivano bombardate tutti i giorni. De qua l'aeroporto di Centocelle, che all'epoca era attivo. Sta Pecorella talmente si era affezionata a mia sorella che quando suonava l'allarme di notte andava a letto, gli prendeva i coperti e gli tirava come da diccori, Pecorella. Sì, quindi ci faceva, portate pure la macchina ma ci faceva la strada fino al rifugio, anzi a noi ci faceva da guida, perché nel buio della notte allora non potevi mancacciare una luce, perché non potevi portare, perché bastava a vedere una luce, c'era l'oscuramento all'epoca. Sparavano, mica no. Poche parole, lei essendo bianca, al buio della notte tu gli andavi appresso, perciò non ti potevi sbagliare. A Pecora. Quanti bombardamenti ti sei fatto? Una marea. Un'altra volta pure mia madre stava, pettinava mia sorella sempre vicino alla finestra, gli faceva i trecci. Stava pettinando vicino alla finestra, suonava l'allarme e scappava a rifugio. Allora si lasciava nelle finestre aperte perché con lo spostamento d'aria i vetri si rompevano. Con la sedia che stava vicino alla finestra, mia madre quando siamo tornati ci ha trovato uno spezzone di bomba proprio. Praticamente se stava ancora seduta lì aveva preso in pieno. Ma è perché apparecchi che mitragliavano, no? Vabbè, banda. Va bene così. Io non c'ho altro da raccontare. Figura, mi pare che hai raccontato abbastanza. Vabbè, quello che la mia memoria ancora mi rende. Mi ammazza, beh, io mi ricordo molto meno, avendo vissuto molto meno. Guarda che, io se ti dico che mi devi credere, io ho una fotografia stampata nel cervello di tutti questi tedeschi che stavano di fuori all'ospedale. Ma sono passati 75 anni, ma io non la posso cancellare. È il giorno del rastrellamento. Vabbè, è forse... triste. È triste, però forse pure è meglio che non la cancelli. Non lo so. Cioè è pure importante ricordarsene queste cose. Sì, però è doloroso perché tutti gli anni tu c'hai una spina. Io tante volte dico vorrei cancellarla, però non ci riesco. Non mi dispiace se te l'ho fatta ricordare, io tanto da ricordare che vuole. Anzi, magari... Sì, no, è una cosa che rimane tanto. Oh. Grazie, buon 25 aprile. Grazie tanto. Abbiamo sempre detto. Banda Prosperi, un applauso.
per aver condiviso con noi un pezzo di storia personale e di storia italiana. Finisco questo pezzo, il pezzo di oggi sulla resistenza, dedicando questi ultimi minuti ad una partigiana di questi tempi, che proprio di 25 aprile ha deciso di andarsene. Parlo di Pina Cocci, a cui comincerei a fare un applauso, che è stata un'amica, è stata una compagna, è stato un riferimento, soprattutto ogni volta che negli anni, da quando faccio questo lavoro, ho provato a raccontare la sinistra, chi veniva da una certa storia, dalla storia del PC e poi tutte le traversie, tutte le varie trasformazioni fino al PD, e lei è protagonista di non lo so quanti servizi che ho fatto. E le immagini che state vedendo in realtà sono delle immagini che non sono mai andate in onda, non le ha viste neanche Pina, perché sono state delle immagini girate subito dopo le ultime primarie, quelle appena vinte da Zingaretti, ed era parte di un pezzo che poi pensavo di completare su Torbella Monaca, insomma cose che uno gira e che dice prima o poi utilizzerò, non avrei voluto riutilizzarle così, però sono contento, diciamo, in un certo senso di averle girate e di rivederle insieme a voi. Stop propaganda. Ma come stop propaganda? Io vengo qua, la prima cosa che leggo, stop propaganda. Mi pare veramente una cosa offensiva. Ciao cara. Ciao. Bello. La notizia è che... Ciao. Come funziona adesso? Che succede? Arriva la Salvini o non arriva? Ma non sembra. Ma non si capisce. Non sembra. Cioè, vi siete preparati tutti qua in assetto? Perché che cosa stava per succedere? Era stradata la notizia che sarebbe arrivato Salvini lì a Torbella Monaca, e quindi si era preparato tutto un comitato di accoglienza, diciamo così, tra virgolette, su Salvini. E quindi loro ci hanno scritto stop propaganda, che capite che per me che arrivavo lì a Torbella Monaca sembrava, l'ho presa anche un po' sul personale. Vabbè, insomma, il giorno dopo le primarie, sei contenta te? Io a fianco del segretario, minoranza, non perché l'ho votato. Tu che hai votato? Martina, te sei diventata una martiniana? Te. No, io sono del PD. Sono sì, del vabbè, Martina. Ho capito, però hai votato Martina. Sì. Quindi affianca il segretario in minoranza. Ok. Certo. Vabbè, questo. Vabbè, ma io ti ho fatto un'altra domanda, sei contenta? Di Zingaretti? Già ci stai a mettere troppo a rispondermi. No, sono contenta. Ok. Giacchetti è arrivato secondo a Roma? Sì. Vabbè, ma che... Niente, sei arrivata pure terza, Pina. Allora, ascolta, io dal PC sono stata sempre in minoranza. La cosa in grau, Cossutta. Okay. Dopodiché però, passato il congresso, se lei però posso dire che in conto sta minoranza con in grau, in conto sta minoranza con Martina, con tutto il rispetto per Martina. Ma salutiamo Martina. Sono d'accordo. Okay. Diventa una perversione tua. E lei ha la giacchetta? Chi è che se leva la giacchetta? No, dico, ci leviamo ognuno la giacchetta e se lavora. Quello volevo dire alla fine. Bene, okay. Avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te meglio. Con te. Allora, questo è il racconto di questa settimana. Ok, cominciamo, chiedo a voi quattro, partendo da Costanzo, così, impressioni su tutte le cose che avete visto, più o meno. A Costanzo non posso non chiedere, in quanto tedesca, diciamo, si è parlato molto dei tedeschi in questo pezzo, che erano la parte, diciamo, la controparte del 25 aprile, no? Oltre ai fascisti, chiaramente. E, ecco, sono curioso di chiederti in realtà quanto da tedesca in Germania questa storia, la storia italiana vissuta dai partigiani, sia condivisa, ecco, quanta consapevolezza ci sia oggi in realtà.
perché poi il dibattito che facciamo noi qua adesso è quanto tutto ciò sia condiviso oggi. È una storia condivisa perché fa parte della memoria della nostra storia, di quella tedesca, della memoria delle colpe che abbiamo. Certo, non sono tutte le storie riconosciute o conosciute al grande pubblico, diciamo, a tutti i tedeschi, però c'è una buona memoria della nostra storia, l'abbiamo elaborato molto forte perché abbiamo accumulato grosse colpe in quella parte della nostra storia, delle quali dobbiamo rimanere consapevoli, e per cui la signora ha avuto ragione. Bisogna insegnarla, bisogna portare questa memoria più nelle scuole di come succede qui in Italia, perché anche il fascismo ha avuto delle colpe. Questo effettivamente succede di più da noi in Germania, per quello che io so, perché quello che ho percepito nella scuola dei miei figli. Si insegna questa storia, si continua a insegnarla in maniera molto massiccia. Io stessa ho subito questa istruzione, ma è importante che io mi emoziono davanti a questi racconti oggi. Vuol dire che io ho imparato la mia lezione, io posso tramandare questa lezione, perché è l'unico modo in cui possiamo preparare i giovani e tutti a non ripetere questi errori, essere molto sensibili e attenti ai segnali che ci fanno capire che ci sia troppa tolleranza nei confronti di una nuova destra. Grazie Costanzo. Paolo. E ho seguito Wanda un po' col nodo in gola, anche perché mi ha ricordato un po' i racconti di mio padre, Diego, a 88 anni, figlio dell'operaio in fabbrica, socialista, e i racconti che mi ha fatto. Ma anche mi ha ricordato i racconti che ha fatto un'altra persona, un po' più diciamo famosa, è una senatrice, ha raccontato la sua storia, si chiama Liliana Segre, e certi suoi colleghi possono chiedere facilmente a lei aggiornamenti su quello che è stato quel periodo. Grazie Paolo. Francesca? No, guarda, dico, a me, mentre ascoltavo Wanda, anche a me veniva un po' di groppo in gola. Ho pensato una sola cosa: come si fa a dividersi sul 25 aprile? Cioè, è veramente la festa di tutti, non esiste destra, sinistra, è la festa di tutti gli italiani. Dopo, quando è arrivata la democrazia, ci si divide in partiti politici, in parti. Però è incredibile che ancora oggi, dopo tanti anni, ci si possa dividere. È anche incredibile dei semi di intolleranza come quello che ci ha raccontato Don Pietro, per cui qualcuno ancora oggi si ritiene libero di andare nella sua parrocchia e di minacciarlo. Non è accettabile, è davvero. Tutti insieme dobbiamo dirlo, come dice Costanza, nelle scuole, per quello che possiamo noi qui, i mezzi di informazione, le famiglie, i genitori, si tramandi il più possibile, perché non devono, come dire, crescere germi che basta, che abbiamo dimenticato, che non dobbiamo più vedere. Grazie. Marco. Guarda, si è parlato di Fossoli, che era il campo di concentramento da cui partivano i treni per Auschwitz, a due passi da Carpi, anche Primo Levi partì da lì. Io sono stato il 24, due giorni fa, a Sant'Anna di Stazzema, dove nell'estate del 44 è stato uno dei più gravi eccidi. Circa 390 morti, ma molti altri non accertati. Una bambina di 20 giorni fu uccisa, Anna Pardini si chiamava, e c'è nel museo le foto dei sopravvissuti, che erano bambini all'epoca come Wanda, e oggi sono persone anziane o non ci sono più, e hanno lì la memoria di quella giornata, di quelle giornate terribili. E pensavo a quello che diceva Gino Strada, no? Perché nella Seconda Guerra Mondiale e nella storia italiana c'è la storia della resistenza delle persone normali, cioè non solo dei partigiani e non solo dei militari che furono poi deportati, ma anche delle persone normali che resistevano senza fare politica, senza avere la tessera, e anche quello che diceva Gino Strada, cioè
l'eccidio, la strage che si muove contro le popolazioni civili, cioè comincia lì questa storia che poi è una storia del nostro tempo, per cui i partigiani ci sono ancora, sono quelli che dicono di no alla guerra, al razzismo che coinvolge i civili prima di tutti. Purtroppo oggi questi partigiani sono anche dileggiati o addirittura minacciati come Don Pietro. Grazie Marco. E adesso cominciamo con la social top 10 della settimana, prego. Allora, al numero 10, dice, ma ancora fate sta cosa? Quest'estate con l'Olanda a palla su tutte le spiagge italiane, dice ancora, fino a quest'estate avanti. O l'Olanda, ghiacciole, occhiali da sole d'ordinanza, c'è gente che si prepara già adesso, già in primavera. A sto punto facciamo la secessione e organizziamo un Memo and Friends con tutte le sue versioni di Ollolanda. Secondo me facciamo il pieno, si comincia a ragionare, capite, in prospettiva. Ancora, oh, poi questo l'ho trovato un tweet strepitoso. Allora, gli artisti vanno ricordati quando sono con noi, dopo non ha senso. Per questo da sempre in radio racconto quei personaggi dello spettacolo che i media hanno messo da parte. Mi riferisco ad esempio a Fred Bongusto o Memo Remigi, che hanno dato tanto ma sono dimenticati da tutti. Scrive Francesco Troncarelli. A Francesco Troncarelli chi risponde? Risponde Memo che gli fa: Francesco! Ma sono più presente adesso che non qualche anno fa. Che dici? Il mio amico Fred Bongusto non sta bene da tanto tempo, ma credo che nessuno l'abbia dimenticato. Facciamo un applauso a Fred Bongusto. Soprattutto facciamo pure un applauso al povero Francesco, che non si è accorto della tua presenza qua, che sì che noi è grave, il nostro è lo stiamo grave. Dando. No? Ok, allora, gli sfidanti della settimana hanno mandato questo video. Vediamo un attimo. Un pezzetto, diciamo così. Ollolanda. Esattamente. Ollolanda. Ollolanda. Ecco qua, è un trio. Sono dei giovani ragazzi. Sono qua, eccolo qua, prego, avanti. La Metis Band. Metis Band, eccoci qua. Ok, allora. Benvenuto. Piacere, eccoci, Diego, piacere, ok. Come ti chiami? Riccardo. Sì. Leonardo. Sì. Steven. Steven, ok, di dove siete? Di Parma. Di Parma, capito? Francesca. Francesca, non puoi votare a Memo stasera per nessuna ragione al mondo, lo dico subito. No, vabbè, io sono di Parma. Prima i parmigiani, ok. Ok, perfetto. Siete, quanti anni avete più o meno in media? Io lui 23, lui 18, giovanissimo. Che facendo la media mi vai sui 19 e mezzo. Sono d'accordo. Capisci? No. No, per dire, ok. Voi vi chiamate? Metis. Metis Band. Che ci sarà una ragione tutta vostra, ma comunque... ci teniamo per noi. Sono sempre sbagliati per definizione. Ok, perfetto. E abbiamo... Abbiamo il video però del testimonial, perché te sempre... Sì, l'altra volta avevi un po' sgravato, Memo, te lo dico. E, ok, questa volta abbiamo... No, vabbè, la controfigura. Chi è? Vabbè, chi è? È vivo. È vivo ed in gran forma. Non dico, attenzione ragazzi del web. Io sostengo, voto, tifo, amo fortemente Memo Remigi. Votatelo perché lui vi darà di più, sempre di più. Memo, I love you. Lucia Ogone per Memo Remigi, ringraziamo Memo Remigi, prego, sul palco. Ok? A questo punto aspetta un attimo, aspetta, ok? Fate quella cosa. Dov'è? Ecco, vai, Sandra, lui distratto. Ok, aspetta, vai, questo è il momento, scusate. Vai. È tutta nostra, ok? Aspetta. Serato. Va bene? Aspetta. È diventato un programma serio con tutte le cose sue. Ma non dovete farvi i complimenti dopo che l'avete fatto, è normale riuscirci, capito? Ok. Scusa, no, scusa, devo, okay. Ragazzi, scusa Bob, non distrarti. Bob, per favore. Bob, Roberto. Vai. Sapessi com'è strano? Vabbè, no, sentirsi innamorati da Milano.
Faccio di tutto. E comunque ci ha voluto piazzare quei due punti che si ha, capito? Comunque ci ha voluto mettere. Senti. Dimmi. Come, vabbè, niente, quindi che... No, quindi questa sera spero di vincere almeno una volta, certo, perché vabbè, sennò speranza. Sto facendo delle figuracce anche no, con, soprattutto con il mio cagnolino, con il mio bassotto che mi dice ma perdi sempre, vabbè. Vorrei rifarmi questa sera e soprattutto vorrei coinvolgere il pubblico, se tu permetti. Ah, no, come l'altra volta. No, vorrei coinvolgere il pubblico nel senso che vorrei che il pubblico di Propaganda Live per una volta... Al termine della mia esibizione, votasse, invece no. Lasciami finire. No, scusa. Vorrei che ballasse il pubblico. Ballasse. E questa sera ho scelto un samba. Ah. Vorrei anche l'aiuto di Mirko. Ti sei accorto che le altre volte l'hai annoiato? Sì, me ne sono accorto. E allora questa sera, se cortesemente alla fine, quando io terminerò l'esibizione, vi alzate tutti e balliamo un po' di samba. Tanto per sgranchire anche un po' le gambe, visto che siamo stati seduti tutta la sera. Parco atto che poi gasti e finire. No, non provocarmi, lo sai che se mi provochi... Allora, siete pronti? Metti in mano. No, scusate. Siete pronti? Ma che? Sì! Ragazzi. È un villaggio turistico, veramente. Anche cantare però, vai. Sì, e nient'altro, che altro deve fare? Paghiamo lui. La pasta asciutta. Vai. Olanda, per favore vai via, perché qui a casa mia non li sbarcherai mai. C'è tanta gente che rimane indifferente e di coscienza non ne ha, perché se vivere o morire in mezzo al mare a chi mai importerà? Dai, 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 la 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 la. Da sempre la Meloni è arrabbiata, quella nave pirata non la fa più dormire, ma poi se parla con Matteo la soluzione troverà, anche se i porti sono chiusi ormai, che mai succederà? Concludendo poi, sono tante le emozioni, ci stanno presto le elezioni, se danno tutti da fare. Vai, vai, samba, samba. Vai, 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 vai. E ringrazio veramente un pubblico dotato di grande umanità, e veramente commovente a tratti, ma non c'era bisogno. Voi sono finite sempre prima, avete fatto un giro in più, cioè delle cose veramente inutili, sono state provate tutte quante, Memo, grazie. Grazie a voi. Grazie a questo. Chi ha detto bis? Una no, è stata una... Chi è? È stato un conato di vomito. Bis, no, mio figlio, scusa. Ho capito, guappa, niente. È mio bello, figlio. Paiz, no, mio bambino. Non voglio fare la spia, ma c'è stato un conato di vomito da questo lato. Okay. Ti sei alzato tu per ballare? Io non mi sono alzato e spero che... Grandissimo, spero ho apprezzato moltissimo. Spero che Remigi per questo perda. Persona seria. Allora, a questo guarda, punto... Si deve... So che avevi certo basta, un po' di basta, difficoltà. Basta, hai fatto il tuo, levati di mezzo. Allora, allora tocca a voi tre, adesso sì. Taci. Sì, sì. Posso sedermi? Prego, ragazzi. Posso sedermi? Non lo so, basta che tu non dia fastidio. Ah, no, scusa. Vieni qua, okay? Metto di qua. Bravo, mettiti di qua. Vado da Marco. Vieni perfetto, qua, ok. Vado da Marco. Ma non era letterale, dico vieni qua da ste parti. Sì, deve. Ok. La metti in spenda, Propaganda Live. Intanto perdo.
Ci tenevo a dire che noi siamo qui per provare a far vincere Memo. Memo vincerà in ogni caso. È una missione. Memo, ti amiamo! Innamorati a Milano, a Milano. L'Olanda mi ha fatto un atto ostile nei nostri confronti, mettendo una nave battente bandiera olandese a fare trasporti di migranti a casa nostra. Oppure l'Olanda ci dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata, quindi queste persone si fanno sbarcare e l'equipaggio si arresta, la nave si affonda! Veramente, prego, prego, tornate al centro del palco, lasciate il palco quello, lascia smetti di molestare Marco, torna a molestare me che sono abituato, vieni. Ok, veramente un gesto di cavalleria da parte di questi giovani che non dimenticano le tradizioni ma poi vanno avanti. Allora, dimmi. No, a te non devo dire più niente, a questo peccato. Punto devo dire al nostro pubblico. Allora, siete chiamati al voto, una grossa responsabilità. E avete le mani per votare. Posso dire che sono... No, che fa dichiarazione di voto pure, cioè, no, volevo solamente dire una cosa, sono molto emozionato. In fondo scusa Diego, in fondo in fondo l'emozione non ha età. Allora, vabbè, ma questa è tutta... Ne hai altre, sai? Ok. Allora, fermi, Tony, che fate così? Che vuol dire sta cosa? Che fate con ste manine? Allora, adesso, chi vota per l'antichità, per quel passato che noi non vorremmo più, come dire, no? Sì, che ce lo ricordiamo, però uno comunque, no, quel passato ancora un po' ammuffito, un po' operato, così, e la tradizione che comunque va rinnovata, eccetera, eccetera, quindi... Per me Moremigi e il suo samba stantio può alzare la mano se proprio volesse. Prego. È buono, okay. Buono, dai. Ok, vabbè. Ok, basta. Buono. Ok, grazie. Adesso, chi invece desidera votare per il cambiamento, il rinnovamento, quella linfa vitale di cui la musica italiana ha bisogno, soprattutto in questo momento di aridità culturale, del nostro paese, prego, sulle mani per la musica. Molto bene, molto bene. E anche questa votazione è andata, io vi ringrazio molto, quindi voi avete fatto in qualche modo vincere comunque la Mettisberg. Grazie, okay, è stato veramente un dispiacere. Pensa che fai così, è stato un grande sportivo. Quasi mi butto. No, devi essere sportivo, devi essere sportivo. È stato un dispiacere. Che c'è? È stato un dispiacere. Non posso farci, dai. No, grazie. Adesso quando si scherza. Adesso non hai dato le pizze Francesco, ma a volte. Quando si scherza, adesso sì. Parliamo sul serio.
io non posso, dopo 6 settimane che cerco di vincere, non vincere una volta. Per cui non sono mignotta, mi ritiro dalla lotta. E quindi? Allora, no, mi ritiro, non gareggio più perché è inutile. No, non lo sapevo. Non è che abbia molto ancora da vivere, per cui vorrei avere una soddisfazione. Allora, aspettate. Allora, siccome sapevamo, ormai abbiamo conosciuto qua, sei carta conosciuta, e sapevamo che avresti fatto un'inutile polemica, abbiamo uno strumento inattaccabile, sì, e quindi vorrei fare, abbiamo la scienza che ci viene in soccorso, e quindi l'arte. Vorrei far entrare The Cloud, la nuvola, prego, un applauso a Gaia Riposati e Massimo Di Leo. Ciao. Allora, Gaia e Massimo, allora tu mi chiederai cos'è questo batuffolo? È la pecora! Bravissimo, ecco. Potrebbe sembrare una pecora, invece è uno strumento per votare assolutamente di nuova generazione. Puoi spiegare al pubblico ignorante di cosa ci stiamo dotando? Lei è una nuvola che è un... Lei, cioè una persona, lei, ne parli diciamo, come... Chiaramente, lei è entrata a far parte della nostra vita. Lei è una installazione interattiva che tende a rendere visibile quello che succede nel cloud. E in questo parlando caso... seriamente, non è sì, capito, arriva, no, so, okay. ci credo, no. No. Lei è una nuvola pecora che tende a rendere visibile quello che c'è nel cloud e in questo caso lei reagisce ai tweet. A che reagisce? Ai tweet. Come in calenda qualsiasi, praticamente. Esatto. Ok. E cioè, che vuol dire che reagisce ai tweet? Che monitora quello che succede su Twitter e quando vede passare un hashtag di un certo tipo fa un lampo di un colore piuttosto che un altro. Allora, voi non ci state prendendo per il culo, è una cosa che... Dopo ce la fumiamo, dopo! Puoi fare ciò che vuoi. Guarda, io tutto il giorno faccio così. Allora, quindi Memo, adesso veramente non... Allora, possiamo fare? Abbiamo... Zitto, è un momento delicatissimo. È un momento di verità questo. Cioè, sì, sto facendo tutto questo per te, sto coprendo di ridicolo per te. Bene, allora, dunque, adesso noi come facciamo a stimolare la cosa qui? La nuvola? Beh, intanto ho fatto il lampo giallo qualche istante fa perché è passato un hashtag propaganda live. Ah, e lei? Allora potremmo decidere due hashtag, uno per un gruppo, uno per l'altro. Sono già qua dietro. Casualmente. Già allora, abbiamo hashtag vota Memo. Questo è per il pubblico da casa e voi qua non c'entrate niente, ok? Allora, hashtag vota Memo, illumina di rosso lei. Sì, sarà un lampo rosso. Ok, l'hashtag vota Metis, che sarebbero loro, che si illumina, fa sì che si illumini di blu. Sarà un lampo blu. Quindi se adesso a casa uno fa vota Metis, lei blu. Lampo blu. Se fa vota Memo, rosso. Sì. Tutto questo tu dici che succede così. Allora io ho... Io lo spero che succeda. No, niente. Ok, ho una specie di timer, ho io qualcosa qua. Il timer ok, è questo qua, lo aziono io con questo? Sì, ok. Sì. Adesso per un minuto... Dove levi, togli. Dove vado? Togliti, che dove sto dove spesissimo. Vado? Di qua. Guarda. Ecco, guarda. No, questo è già dopato. Allora vado, un minuto, ok, vediamo che succede. Ok, adesso voi fate una musica, capito, di tensione. Che è come quella di prima. No, ok. Allora adesso... Queste cose è rosso, blu, molto blu, Memo, guarda Memo, blu, adesso accidentalmente rosso, casualmente, blu, questo è un momento blu. Veramente che non avrei mai pensato di vivere, francamente, ok. Sembra il mio cervello, ma questa la fate voi a casa, cioè, la producete? Sì, l'abbiamo costruita noi ieri notte. Un'autoproduzione. Un'autoproduzione, sì, non la fa Apple. Le giornate così, cioè, con queste nuvole. E sperimentate anche su altri hashtag, immagino. Vedo bello rosso, rosso, blu, beh, anche molto blu, attenzione, rosso Memo. Siamo 12, 11, blu, 7, è blu, 3, è blu, 5, 4, 3, è blu, 2, 1, Memo, guarda, blu. È Capodanno, Memo, anche la scienza ti condanna.
è inesorabilmente blu. Bene. È andata così. È andata, è andata così. Per cui a questo punto mi ritiro e non ci sono più. Anche il meteo, Diego. Anche il meteo mi ha portato. Grazie, Memo. Grazie, è stato un piacere. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a Gaia. E complimenti per questa cosa. E grazie alla Metis Band. Grazie, ragazzi. Grazie. Pubblicità. Tra poco continuiamo con la Social Top 10. Eccoci tornati, siamo in piena Social Top 10, andiamo dopo il delirio all'Olanda, andiamo al numero 9. Allora, su Instagram si fanno delle sfide, si scrive spesso ai propri idoli sperando di avere un qualche riscontro. Fornelli 5 scrive a Douglas Costa, il calciatore della Juventus: se Douglas Costa mi risponde mi giro tutto il paese in pigiama con le pantofole. A volte accade che l'idolo risponda davvero, Douglas Costa qua con una serie di faccine, e quindi segue video, eccolo qua, questo è Fornelli 05 che si è girato il paese così, perché gli ha risposto Douglas Costa. Vabbè, sono scelte comunque, niente, andata così. Prego, andiamo avanti, vediamo, dovremmo avere altra cosa. Ecco qua abbiamo questa, scusa, lui non ha perso una scoppia, in realtà sì, Fedez: mi sono giocato una partita di ping pong con mia moglie con tanto di scommessa, se mi vedete con Cocco come sospensorio significa che ho perso, e ciao. Federico dice: se Fedez mi risponde mi tuffo nell'Olona, uno dei fiumi più inquinati d'Italia, e Fedez scrive: aspetto il video. Ora, Federico 04 non si è tuffato nell'Olona, ma si è tuffato qua dentro, eccolo qua, in una fontana, non sappiamo se altrettanto putrida, e però l'ha fatto, non è proprio la stessa cosa, ma va bene. Dopodiché, che cosa è successo? Che Totti ha pubblicato questa foto, è arrivato Gabriel Camanni che ha scritto: Francesco, se mi rispondi mi tuffo sul Tevere, e Totti ha scritto: a bomba. A quel punto Gabriel Camanni è andato su Tevere, eccolo qua. Questo video è per Francesco Totti. Ecco qua. Che cosa non si fa per Francesco Totti? Un applauso. Andiamo avanti. Numero 8. Sale il prezzo della benzina in autostrada fino a 2 euro al litro alla vigilia del ponte del 25 aprile, questa è la notizia del 24, e dice: benzina a 2 euro, e allora le primarie del PD, che comunque è sempre 2 euro, ok, ancora, cacchio me ne frega, a me si aumenta la benzina, tanto sempre 10 euro metto io, guardate che fine come ragionamento, è astuto. Qualcosa mi dice che non vedremo Salvini vestito da benzinaio, è uno dei travestimenti che non vedremo stamattina al rifornimento, così, da sommelier. E poi parte un cine benzina sotto i 2 euro, niente, ancora ufficiale benzinaio, il pieno può attendere, ancora colazione da Damoil. Questa è carina. Solo un miglio con la verde, questa è anche... Andiamo avanti, al numero... 7. Alcune notizie così, diciamo, un po' bizzarre: nasconde 40.000 euro nello strudel e la fidanzata li brucia nel forno. 40.000 euro. Però lo strudel è venuto una bomba. Come hai detto, Lello? Due geni, tra lui e la fidanzata. Rimini, denunciato l'amante 85enne della nonna, fanno troppo sesso. E dice: nonno Liberot. Questa era, vabbè. Ma si può, evade dai domiciliari per arrostire la carne a Pasquetta. Questa è un'altra notizia, Napoli Today. Una fuga andata in fumo, cotto in flagrante, arrosti i domiciliari, ti dichiaro in arrosto, serial griller, ecco qua. Andiamo avanti. Numero 6. Tante scaramucce, polemiche fra 5 Stelle e Lega, è arrivata anche questa del Messaggero, che poi da verificare, poi in realtà parzialmente forse smentita, non si sa. C'eravamo tanto amati, ma anche no,
Di Maio e Salvini, la rottura è anche social, si defollowano a vicenda su Instagram, cioè non si seguono più su Instagram, notiziona, il messaggero ha pensato di darcela. Di Maio e Salvini si defollowano reciprocamente su Instagram e ora il futuro del governo è tutto affidato alle capacità di conciliatrice di Barbara D'Urso. Salvini e Di Maio non si seguono più su Instagram, aspettiamo impazienti uno che pubblichi stati passivo-aggressivo e l'altro che risponde con una foto del Berlusca con la didascalia certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, che pare sia una prassi e sui social. Ancora non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avrebbimo dovuto darci ancora. Vabbè, bellissimo. Questa è stata una citazione della citazione. Di Maio e Salvini si sono tolti il mi piace su Instagram e si sono scombagnati, che è un modo di dire. E vabbè, dai, finché non si bloccano su WhatsApp la cosa comunque è rimediabile ancora. Quando succedono ste cose sono sempre più deboli che ci vanno di mezzo. Per esempio il povero Conte ora con chi andrà a vivere, con chi passerà le vacanze? Come tutte le migliori coppie avranno già creato dei fake per controllarsi a vicenda. È vero? Non è vero? Non si sa. Intanto... questa settimana impazza questo account su Instagram, Luigi Di Maio somiglianza, non ci chiedete niente, non sono in grado di darvi risposte, so solo dirvi che esiste questo account, non so se si può andare su e giù, ecco, sono tutte foto di un tizio che secondo l'autore somiglia a Di Maio, ecco qua, e niente, è proprio il concept di questo account su Instagram, guardate, e ce ne sono tante, lui sarebbe Di Maio, potrebbe essere fake di Di Maio fatta apposta, ecco, per controllare Salvini, non lo sappiamo. No. Andiamo avanti, numero 5. Ecco qua, oh, qua ritorniamo in zona TG2, Luca Salerno, giornalista del TG2, scrive: questo signore, sarebbe Barack Obama, che è stato per 8 anni presidente americano, chiama le vittime degli attentati di Colombo adoratori della Pasqua invece di cristiani, hanno paura pure delle parole, perché? Perché Barack Obama ha scritto di attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka, grande dibattito su questa espressione usata da Obama in questo caso, andiamo avanti. Qualcuno dice, la informo che quell'espressione significa letteralmente fedeli in preghiera durante la messa di Pasqua e ha quindi un significato particolarmente centrato sulla partecipazione al rito per motivi di fede, ma non mi stupisco. Andiamo avanti. Ha usato Google Translator, qualcuno fa notare. E in effetti, eccolo qua, Easter worshippers, adoratori di Pasqua, dice Google. The guests on the table, zio, qualcuno comincia... ad aiutare Luca Salerno che insiste, ecco gli adoratori di Pasqua del signor Barack Obama e della signora Hillary Clinton, shame on you, lui quindi insiste sulla sua versione. Ma questo usa lo stesso traduttore di Mussolini, cioè che ricorderete, diciamo, polemica precedente. Per tutti i laureati ad Oxford, insiste Luca Salerno, quelli massacrati ieri nelle chiese si chiamano cristiani, fatevene una ragione. Ancora con sta cazzata, cioè la gente dice guarda che ti stiamo cercando di aiutare, stiamo venendo incontro, ma il TG2 ha una pattuglia abbastanza organizzata. Easter worshippers, scrive Anna Mazzone, anche lei, sono proprio senza vergogna, quindi diciamo la cosa ha fatto breccia in redazione. Qualcuno dice, Luciano Kelfi, altro giornalista, su un sito specializzato sullo slang americano si legge quel che si vede in foto, quindi non è proprio tutto bianco o tutto nero, qui mi fermo e qui mi taccio. Easter worshippers, c'è appunto una spiegazione che darebbe ragione alla loro versione. In realtà qualcuno dice, Urban Dictionary è aggiornato spesso dai lettori ed è a volte a metà tra il satirico e lo slang explain, vedi allegato, mi taccio anche io, buona serata, cioè loro prendono un sito che ironizza su alcune espressioni e per esempio sul tuo sito specializzato un cristiano è il tuo amico famoso e divertente che rimorchia le ragazze, vedete, Christian, he makes you laugh at stupid things, he's a ladies man, quindi c'è stata presa una cosa di satira, presa per vera, sempre da giornalisti, in questo caso del TG2, andiamo avanti, sbagliare umano, perseverare è diabolico, oltre c'è solo il TG2. Andiamo avanti, numero 4. Oh, torniamo alla questione Mitra e Morisi con un rapidissimo Cine Mitra, Cine Morisi, a qualcuno piace carico, ancora andiamo avanti, il caricatore dei 101, uno nessuno, 100 Mitra, le foto ignoranti, Lala Bang, Arsenico e vecchi elmetti, Ratatatatatatatatui. Fate l'amore, non fate la guerra. Questo anche diciamo che è particolarmente. E andiamo avanti ancora, numero 3.
Oh, questa invece è la foto di Di Maio, lui l'ha passata così la Pasqua. E buona Pasqua a tutti, state con le persone che vi fanno stare bene, fatele stare bene a vostra volta, siamo tutti bene, stiamo bene, è il bene che caratterizza tutti noi. Un saluto dagli splendidi fondali della Sardegna. Qualcuno risponde subito: chiudete i porti ora, ora, solo per oggi, chiudete i porti ora, adesso, adesso, la pancia del paese. Immersione fantastica, amici, questa è un'altra Bufala News. Buona Pasqua a tutti, questa è Virginia Raggi. Oggi al campo Rom in via Salviati per portare gli auguri a militari della Brigata Sassari e alla Polizia Roma Capitale. Virgi, ma la colomba baulida 5 euro gli dai, ma veramente, ma che è? E qua è Salvini che pubblica le sue foto, questa è una, pronti alla gita in montagna con procione, coniglietto e unicorno. Buona giornata, amici. A seguire manca solo Conte, il Consiglio dei Ministri è quasi al completo. I peluche li ha vinti al tirassegno del Luna Park sparando col mitra. Alla salute vostra e di tutti gli italiani. E qualcuno appunto cita mitra e prosecco, leghista perfetto, diciamo, citando vecchi slogan. Andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 2. Oh, numero 2, ogni volta che succede qualcosa a Gesù ingrassa 3 kg. E in questo caso parliamo di pasta. Allora, c'è questa pagina abbastanza bizzarra: agnelli di pasta di mandorle brutti. È un mondo fantastico oggettivamente, cioè, parliamo sempre anche male dei social, diciamo, ormai, però ci stanno delle pagine che pure ti mettono veramente di buon umore, perché pensi a quando gli è venuta l'idea all'autore di falla. Ne deve aver visti talmente tanti, ha detto ci faccio una pagina. Agnelli di pasta di mandorle brutti, e seguono alcuni esemplari. Questo è il primo. Ma a parte tutto, ma perché c'ha 5 zampe? Che vedete, sono 5 effettivamente. Ha fatta una di troppo, dice vabbè, se ne accorgono. Andiamo avanti. Pecore Ikea, ti danno i pezzi, poi montala tu, ammonti tu. Poi c'è questo qua pure, un altro esemplare. Dice questa mania da agghindarli come dei puttanoni, poi me la spiegate. Effettivamente c'è dell'eccesso qui. Questo è un altro. Per bisonte. Discutibile, prego. Bisonte di Dio che toglie i peccati dal mondo. Poi ancora c'è quest'altro. E qualcuno trova delle somiglianze, devo dire, veramente stupefacenti. Ecco qua. Sono identici, sono veramente identici. Sono identici. Chiellini e questo. Oh, questo poi è un altro, ancora, che questo è quando non ti accorgi dalla porta a vetri. E praticamente dai una musata e resti un po' così, un po' schiacciato. Questo è un altro, anche questo è un po' così, situazionista. Lo hanno lapidato con gli ovetti, poraccio, cioè gli hanno tirato tutti gli ovetti e è finito così, spragnato così. No, vabbè, ma che... Questo è ancora più così... È morto da giorni questo. Questo è andato brutto. Poverino. L'affogato alle mandorle, questo è il classico caso di affogato alle mandorle. Ancora abbiamo questo qua, quello nero, e infatti mangiamoli a casa loro, questo. Poi c'è questo qua strozzato, e anche qua qualcuno c'ha... Ognuno vede le somiglianze che trova. Dice, slacciate immediatamente il fiocco. E niente, vedete, si continuano a vedere somiglianze. Andiamo avanti. Poi c'è quest'altro che invece è tutto un altro clima. Rasta di mandorle. E anche qui sulle somiglianze e sto. Questa è una Patti Bravo di Sanremiana memoria. E andiamo avanti al numero 1. Al numero 1, Salvini a Corleone per combattere la mafia, i 100 patti, eccola qua, questa è la numero 1 della giornata. Abbiamo al telefono, che cosa abbiamo, un collegamento? Un collegamento, allora, ciao, chi sei? Tu dici, a me me lo chiedi. Sono Giada. Giada?
Giada, sì, dell'Australia, sono un aborigeno. Giada dall'Australia! Giada dall'Australia! Giada dall'Australia! Conte non ci crederà mai. Giada dall'Australia! No. Siamo amici, vero? Certo che siamo amici. Ho un'amica in Australia! Allora, guarda, guarda. Questa veramente, sai come c'è invidia Conte adesso? Ah, chiaramente. Allora, sai tutto, ci stai dimostrando che sei effettivamente a Pomezia. No. Che Pomezia? Lo so, vabbè, guarda che ti guarda a fa così che Pomezia stiamo lì. Comunque, dove sei di preciso? Brisbane. Brisbane. Grazie Lello che tu proprio all'ultimo Brisbane. Ma Brisbane o una frazione del Brisbane? No, cioè chiaramente un po' per me può essere fuori dal raccordo del Brisbane questo, è un poster, si vede che è un poster. È un poster, si vede. Lello Arena è un poster. Lello è proprio a faccia di scuola. Aspetta Fabio Piena poi. Lello è super vero, guarda. Ah, c'ha proprio il balcone con vista. Non debuttare di sotto, ci credo. No. Bellissimo. Senti, ma tu in Australia. Sì, no, non te buttare, cioè, tranquilla, torna dentro, che mi fa paura, vedete così. Senti, ma tu hai degli amici italiani? Sì, dove vado a comprare tutto il cibo italiano, sì. Sì, li parlo in italiano, francese, sì, diverse lingue. Ok, che fai? Come mai stai in Australia, se posso? Eh sì, perché mio marito è venuto a lavorare qui, io in Svizzera, uh-huh. E ci siamo conosciuti quando lui lavorava a Washington, e ci siamo trasferiti qui perché ci va. E quindi viviamo tra la Svizzera e l'Italia. Un grande caso di immigrazione. Grazie Giada. E noi ti ringraziamo tantissimo perché veramente hai sfatato un luogo comune e anzi noi ci siamo buttati avanti e abbiamo l'amico australiano, veramente una grande gioia, una grande soddisfazione e grazie, rimaniamo in contatto Ciao, presto. Non perdiamoci vita, a presto, grazie mille Giada, grazie. E saluti all'Australia, noi vi ringraziamo, ci salutiamo, ringrazio Lello, Memo, Costanza, Paolo, Francesca, Marco, Mirko, Marco, ringraziamo Giovanni Duppi, Gino Strada che è stato con noi, Wanda, Don Pietro, soprattutto un grandissimo saluto a Pina Cocci e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, ci salutiamo con l'ultimo capolavoro di Marco Macox, a venerdì! Thank you.
Grazie a tutti davvero.